Nel 2017 un oggetto strano è stato avvistato nel nostro sistema solare. Aveva la forma di un lungo tubo, simile a una frittella. Nessun asteroide o cometa conosciuto gli somigliava. Anche il suo esterno era peculiare. Era almeno 10 volte più riflettente della media dei corpi che volano nello spazio, e alcuni sostenevano avesse una superficie simile a un metallo lucidato. Quando ha superato il Sole e ha lasciato la nostra portata, ha accelerato più velocemente di quanto la nostra gravità potesse giustificare. A prima vista sembrava che avesse un razzo attaccato al dorso. Questo insolito visitatore ha addirittura ricevuto un nome speciale, Oumuamua. Deriva dall'hawaiano e si traduce in esploratore o visitatore da una terra lontana. E a causa delle sue caratteristiche, gli scienziati hanno presto iniziato a chiedersi se questa fosse una visita da altri mondi. Prima di immergersi completamente nelle supposizioni fantascientifiche, gli astronomi hanno raccolto le informazioni di cui erano sicuri, iniziando dal fatto che Oumuamua doveva essere venuto da un altro sistema solare. Probabilmente c'era stato qualche evento nel suo sistema di origine che aveva portato alla sua espulsione. Quello che non sapevano era se si trattava di una cometa o di un asteroide. Entrambi sono oggetti celesti che orbitano attorno a un sole, ma hanno composizioni e comportamenti distinti. Le comete sono composte principalmente da ghiaccio, polvere e materiale roccioso e sono spesso definite come palle di neve sporche. Quando una cometa si avvicina al Sole, il calore fa evaporare il ghiaccio, rilasciando gas e particelle di polvere nello spazio. Questo crea una luminosa coda brillante che può estendersi per milioni di chilometri. In genere, le comete hanno orbite ellittiche, che spesso le portano dalle distanti estremità del Sistema Solare al Sole. Gli asteroidi, invece, sono per lo più composti da roccia e metallo. Nel nostro sistema solare sono residui della formazione iniziale del sistema e si trovano tipicamente nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove. A differenza delle comete, non sviluppano code quando si avvicinano al Sole, in quanto non hanno ghiaccio. Le loro orbite seguono generalmente percorsi più circolari rispetto a quelle delle comete. Per quanto ne sappiamo, Oumuamua dovrebbe essere una cometa, perché sembra provenire da una posizione diversa nell'universo. Tuttavia, non mostra i tipici segni di una cometa. Non ha una coda e non emette gas mentre passa. Sembra più un asteroide, quindi. Un'altra grande domanda riguarda come gli scienziati siano riusciti a individuare Oumuamua. Considerando l'immensità dello spazio e del tempo nella galassia, è una cosa notevole. Le stelle hanno durate di vita che spaziano da milioni a miliardi di anni, e la formazione di un sistema solare impiega centinaia di milioni di anni. Persino gli oggetti più veloci impiegano decine di migliaia di anni per viaggiare da una stella all'altra. Al contrario, gli umani hanno iniziato ad osservare il cielo con i telescopi solo circa 400 anni fa, una frazione infinitesimale del tempo cosmico. Ed è solo negli ultimi decenni, persino anni, che abbiamo acquisito la tecnologia per rilevare e tracciare oggetti veloci e debolmente luminosi. O rocce come queste sono abbondanti, o siamo stati incredibilmente fortunati con le nostre rilevazioni. Un'altra domanda riguardava la provenienza di tali oggetti. È altamente improbabile che Oumuamua provenga da un sistema solare maturo e stabile. Questo perché tali sistemi non espellono abbastanza materiale da riempire la galassia. Occasionalmente potrebbe essere lanciato un sassolino a caso, ma raramente può viaggiare così lontano. I sistemi giovani, tuttavia, si comportano in modo diverso. In questi ambienti caotici, collisioni, fusioni e migrazioni avvengono ovunque. Numerosi sassolini vagano in giro, candidati perfetti per l'espulsione. Il sistema solare che ha espulso Oumuamua deve aver avuto un pianeta simile a Giove. La sua enormità e la sua gravità potrebbero influenzare altri oggetti nel sistema, causando possibili espulsioni. Ma non tutti i sistemi solari sviluppano pianeti delle sue dimensioni. Spesso i pianeti massicci finiscono vicino alle loro stelle, diventando versioni più calde di Giove. Questi pianeti, che orbitano strettamente intorno a un Sole, sono meno propensi a espellere detriti. Anche i pianeti simili a Nettuno potrebbero influire.
nonostante non siano massicci come Giove, tendono a definire le regioni esterne dei sistemi solari la loro casa. Il nostro sistema solare ha la fascia di Kuiper, un serbatoio di comete nelle sue zone più lontane. Durante le prime fasi di un sistema solare, le interazioni tra pianeti come Nettuno e detriti sono comuni. Tuttavia, trovare pianeti simili in altri sistemi è difficile. I nostri metodi per rilevare gli esopianeti funzionano meglio per oggetti massicci vicini alle stelle, rendendo difficile individuare i corrispettivi di Nettuno più lontano. Oumuamua è stato anche collegato a una teoria particolare su come la vita è arrivata nell'universo, la panspermia. È un'ipotesi che suggerisce che la vita esista in tutto l'universo e possa essersi distribuita tra i pianeti attraverso vari mezzi, come asteroidi, comete e addirittura astronavi. Afferma che la vita si sia originata in una località dell'universo e poi si sia diffusa su altri corpi celesti. Gli amanti della teoria della panspermia hanno suggerito che tali oggetti interstellari potrebbero sostanzialmente trasportare microorganismi, mattoni fondamentali della vita, sui sistemi stellari. Se tali oggetti dovessero impattare un pianeta o una luna, potrebbero trasferire questi materiali e impiantare sul corpo celeste la vita. Per ora non ci sono prove che sostengano l'idea che questa cometa in particolare abbia trasportato la vita tra i sistemi stellari. Dopo anni di ricerca, il consenso generale è che Oumuamua sia effettivamente una cometa. La ragione per cui si muove in modo strano è che potrebbe avere idrogeno congelato sulla superficie, il quale reagisce quando toccato dalla luce solare. Più si avvicina al nostro Sole, più diventa veloce, rilasciando idrogeno e cambiando anche il suo percorso attraverso il sistema solare. Anche il suo colore supporta questa teoria. È rosso, il che potrebbe significare che è stato colpito da raggi cosmici per molto tempo. Più a lungo viene toccato da quei raggi, più idrogeno si accumula nel processo. Ma poiché non possono esserne completamente certi, gli astronomi hanno un piano per seguire questo visitatore. Un'idea è inviare una missione per controllarlo. È già lontano da noi, ma potrebbe non essere troppo tardi. Potremmo inviare una sonda abbastanza veloce da raggiungerlo. Il piano è stato chiamato Progetto Lyra e mira a utilizzare l'orbita della Terra e quella di Giove per spingere una sonda abbastanza lontano da raggiungere Oumuamua. Se funziona, sarà il dispositivo spaziale più veloce mai mandato nell'universo. Una potenziale traiettoria della sonda spaziale prevede l'utilizzo dell'attrazione gravitazionale del nostro pianeta e di Giove come un effetto lasso, non Ted Lasso. La sonda lascerà il nostro pianeta e rientrerà nell'orbita terrestre prima di essere inviata verso Giove. Sarà rimandata vicino al nostro pianeta una seconda volta e poi espulsa con abbastanza forza da raggiungere la cometa. Il progetto Lyra mira anche a seguire un secondo visitatore lontano chiamato Borisov. È stato scoperto da un astronomo dilettante e ora porta il suo nome. Ciò che è interessante è che, è immacolato. Come però Oumuamua, non abbiamo mai visto nulla di simile a Borisov prima d'ora. Gli studi sulla luce proveniente dalla sua nube di polvere e gas mostrano che è molto pulito rispetto ad altri oggetti spaziali. Dopo che è stato notato per la prima volta nell'agosto 2019, gli astronomi hanno studiato il suo percorso attraverso il nostro sistema solare e hanno concluso che proviene da una stella. Ma Borisov ci ha dato più tempo per studiarlo perché lo abbiamo individuato prima. I ricercatori hanno utilizzato telescopi avanzati per osservare la polvere che si distacca da Borisov. Hanno scoperto che emette oltre 181 kg di polvere al secondo. Hanno anche osservato che Borisov ha più monossido di carbonio di quanto non ne abbiano le comete del nostro sistema solare. Tuttavia, la quantità non è la stessa in ogni parte della cometa. Questo ci dice che l'oggetto spaziale probabilmente ha iniziato a formarsi vicino alla sua stella madre prima di allontanarsi, forse a causa dei pianeti più grandi nel suo sistema. La luce proveniente da Borisov è molto più polarizzata rispetto alla luce proveniente da altre comete osservate e la sua nube è estremamente liscia. Questo ci indica che Borisov non ha mai interagito con un'altra stella.
I dinosauri hanno dominato il nostro pianeta per oltre 165 milioni di anni e alcuni camminano ancora oggi sul nostro pianeta. E beh, almeno alcuni dei loro discendenti. I nostri uccelli moderni si sono evoluti da quello che era un gruppo spaventoso di dinosauri carnivori che conosciamo come teropodi. Tutto è iniziato durante l'era mesozoica, circa 250 milioni di anni fa, quando un gruppo di creature chiamate dinosauromorfi vagavano per la Terra. Non assomigliavano a quei dinosauri che ti potrebbero essere venuti in mente, come il brontosauro o il T-Rex. Ma è da questo gruppo che i dinosauri si sono evoluti. Queste creature camminavano su tutte e quattro le zampe e avevano la taglia di gatti domestici. Non sembravano tanto amichevoli però, considerando che somigliavano più a strani lucertoloni con arti lunghi e sottili. Come ci si potrebbe aspettare, questo gruppo non era esattamente in cima alla catena alimentare, ma erano davvero veloci e agili, il che aiutava la loro sopravvivenza. Nel corso del tempo si sono adattati e hanno iniziato a camminare eretti, quindi le loro zampe erano sotto il loro corpo invece che ai loro lati, e nel tempo i dinosauromorfi hanno iniziato a sviluppare code lunghe e muscoli delle gambe più grandi. I loro colli sono diventati più forti per sostenere la nuova posizione in cui si trovavano e hanno addirittura ottenuto ossa dell'anca extra, che li aiutavano a muoversi più velocemente e in modo più efficiente. È allora che i dinosauri sono apparsi sulla scena, tra i 240 e i 230 milioni di anni fa. Il loro nome deriva dalla parola dinosauria, che significa lucertola terribile. I fossili di dinosauri più antichi appartengono a questi ragazzi che vivevano in Argentina. Questo è addirittura più vecchio, ma non siamo ancora sicuri se sia un vero dinosauro o un suo parente, dinosauromorfo. Considerando le dimensioni dei loro antenati, i dinosauri all'inizio non erano grandi, erano più simili a cani o cavalli. Allora non c'erano molte specie, e quindi se potessi tornare a quel tempo vedresti solo un gruppo di rettili che camminavano su due gambe. Ma col passare del tempo si sono adattati a diversi ambienti e abbiamo ottenuto gruppi più interessanti, ad esempio piccoli e veloci predatori come questo. Tutti rientrano nella categoria degli arcosauri, un gruppo che include anche i pterosauri. Sì, il loro nome potrebbe non suggerirlo, ma non sono dinosauri. Mentre alcuni dinosauromorfi si evolsero in dinosauri, acquisirono certi vantaggi come le braccia e grazie a ciò potevano fare molto di più. Alcuni riuscivano a catturare le prede usando le mani, altri potevano aggrapparsi ai rami. La libertà che hanno ottenuto muovendo le braccia ha successivamente aiutato alcuni di loro a evolversi in uccelli e a cominciare a volare. Probabilmente i dinosauri erano a sangue caldo, e ciò significa che potevano rimanere attivi tutto il tempo. Non dipendevano dalle condizioni attorno a loro come, ad esempio, fanno i rettili. Questi ultimi sono a sangue freddo e devono contare sul loro ambiente circostante per regolare la temperatura corporea. I dinosauri non dominarono il regno animale per le prime decine di milioni di anni della loro esistenza. All'epoca erano i coccodrilli a essere in cima alla catena alimentare. Quindi è arrivato il periodo giurassico e sono comparsi nuovi tipi di dinosauri, come quei giganteschi dinosauri erbivori, per esempio i sauropodi. Li conosci? Dinosauri con lunghe code e colli, capaci di mangiare piante a diverse altezze, come il brachiosauro. L'allosauro è un altro famoso dinosauro di quel periodo che probabilmente conoscerai. Spine sulla coda, placche ossee sul dorso. Conosci bene il vecchio stegosauro. Il periodo giurassico fu quel periodo in cui i dinosauri cominciarono a crescere sempre di più. Poi arrivò il periodo cretaceo e finalmente queste magnifiche creature raggiunsero l'apice della loro fama. Fu il momento in cui il potente T-Rex salì al trono e raggiunse la cima della catena alimentare. Probabilmente il T-Rex visse circa 28 anni, ma raggiunse la taglia adulta davvero velocemente. Non era facile sopravvivere a quei tempi. Il T-Rex rientra nella categoria dei tirannosauri e gli scienziati hanno scoperto che questi signori erano feroci sin da giovanissimi. Hanno scoperto un fossile di un tirannosauro adolescente che aveva 75 milioni di anni e aveva due dinosauri neonati nello stomaco. Hanno capito che quando i tirannosauri erano giovani, si cibavano di piccoli dinosauri come i Citipes e i loro cugini Dino. Mentre crescevano iniziavano ad affrontare sfide più grandi, come quei giganteschi dinosauri pacifici che amavano stare in gruppo e mangiare piante.
Ma non erano soltanto i grandi predatori a metterti i brividi per la paura. Era anche il periodo in cui apparivano creature veloci e intelligenti, chiamate Velociraptor. Non erano dinosauri squamosi che avrebbero catturato la loro preda usando quelle unghie a forma di falce come mostrato nei film. I loro corpi erano coperti di piume e potevano crescere fino a 45 kg, circa la dimensione di un lupo. E per sfatare un altro mito, non cacciavano in branco. I Velociraptor probabilmente preferivano cacciare da soli e usavano le loro unghie non per squarciare la preda, ma per afferrarla. T-Rex e Velociraptor appartengono al gruppo chiamato Teropodi. Li abbiamo menzionati all'inizio, le creature da cui si sono evoluti gli uccelli di oggi, sì. Ma anche se i Velociraptor erano coperti di piume, non potevano ancora volare. Le loro strutture ossee non erano conformate in modo da supportare il volo e le loro braccia erano troppo corte. Forse era meglio così, perché durante il periodo Cretaceo i dinosauri volanti, chiamati Pteranodoni, erano quelli che dominavano i cieli. Le cose andavano davvero alla grande per i dinosauri, fino a un fatidico giorno 66 milioni di anni fa, quando un asteroide ha colpito il nostro pianeta. Non è che l'asteroide stesso abbia fatto sparire tutti i dinosauri all'istante, ma ha causato cambiamenti nell'ambiente, che hanno reso molto più difficile sopravvivere. In quel periodo circa il 75% degli animali che vivevano sul nostro pianeta si estinse. L'asteroide era davvero grande. Quando ha colpito la Terra, ha creato un gigantesco cratere nella penisola dello Yucatan e ha sparso una grande quantità di detriti nell'atmosfera, che hanno immediatamente bloccato il Sole. Per mesi, dense nuvole di polvere hanno bloccato la luce del Sole. Il nostro pianeta natale era più buio e freddo di prima, il che non era affatto positivo per le piante. Gli animali che si nutrivano di piante non riuscirono a sopravvivere a tali cambiamenti. Quindi tutto si trasformò in una reazione a catena dove la maggior parte dell'ecosistema collassò. Quando la polvere si depositò definitivamente, tutti i gas serra che si erano formati dopo l'impatto fecero salire le temperature molto più di quanto non fossero mai salite in un periodo di tempo davvero breve. Tutti gli animali terrestri che pesavano più di 25 kg erano scomparsi. Ma non tutto è scomparso. C'erano meno piante, ma sono state meno colpite degli animali. Tutto questo perché il loro polline e i loro semi possono sopravvivere a condizioni davvero difficili per un tempo più lungo. Quindi quello che abbiamo oggi sono fondamentalmente i semi che ci sono rimasti allora. Dopo che l'asteroide ha colpito, le piante a fiori hanno dominato il nostro pianeta. Anche tutti i dinosauri non uccelli si sono estinti. Alcune specie sono sopravvissute come uccelli. Inizialmente questi coraggiosi sopravvissuti erano piccoli, ma in seguito gli uccelli si sono evoluti in dimensioni più grandi. C'è uno studio che afferma che se l'asteroide si fosse schiantato in un altro punto della Terra, il destino di molte creature e piante sarebbe stato molto diverso. Se la roccia fosse caduta forse un paio di minuti dopo, avrebbe colpito acque più profonde. Meno roccia si sarebbe vaporizzata e sarebbe salita per bloccare il calore e la luce provenienti dal Sole. In questo scenario probabilmente avremmo ancora i dinosauri tra di noi. Ad esempio, il Triceratopo è stato uno degli ultimi dinosauri che non aveva nulla in comune con gli uccelli. Se l'asteroide avesse mancato il nostro pianeta, avremmo potuto vedere alcuni di essi vagare in giro. Ma poiché l'evoluzione non si ferma mai, forse in una forma un po' diversa. Il Sistema Solare è pieno di oggetti misteriosi che provengono da ogni dove. Nell'ottobre 2017, i ricercatori alle Hawaii avvistarono un oggetto misterioso che chiamarono Oumuamua, che significa un visitatore da una terra lontana in hawaiano. Ha seguito un'orbita di fuga e letteralmente sfuggito all'attrazione gravitazionale del suo pianeta, come lanciare una palla nello spazio senza mai tornare. Ciò significava che questa strana cosa proveniva da qualche parte al di fuori del nostro sistema solare. C'erano moltissime teorie su cosa fosse, da un semplice asteroide a una navicella spaziale extraterrestre. Gli scienziati pensavano persino che fosse un pezzo di ghiaccio di azoto proveniente da un pianeta simile a Plutone. La sua strana forma non faceva altro che aumentare il mistero. I grandi cambiamenti nelle curve di luce mostrano che questo oggetto potrebbe essere allungato come un tubo, oppure più piatto come un pancake. Questa cosa era diversa da qualsiasi altra avessimo mai visto prima. Oumuamua non si comportava esattamente come una cometa o un asteroide. Le comete sono ghiacciate e formano code luminose quando passano vicino al Sole, mentre gli asteroidi sono fondamentalmente solo rocce e non formano code. Oumuamua non ha coda e non rilascia gas, proprio come me, ma non è neanche una roccia comune. La sua superficie è molto più lucida, quasi come il metallo.
Quando passò vicino al Sole, accelerò come se avesse un razzo. E non fu la gravità del Sole a dare a Oumuamua questa spinta improvvisa. Gli scienziati non sono sicuri di cosa l'abbia causata, quindi che cos'era quella cosa? Dopo anni di studio, gli scienziati pensano che Oumuamua sia probabilmente una cometa con idrogeno congelato sulla sua superficie. Questo idrogeno ha reagito con la luce solare, accelerando la cometa e cambiandone il percorso. Oumuamua ha probabilmente acquisito tutto quell'idrogeno essendo stato esposto a tonnellate di raggi cosmici per un lungo periodo. Ha anche ottenuto una bella sfumatura rossa da essi. Oumuamua era un visitatore di un giovane sistema solare caotico dove le collisioni e le migrazioni avvengono continuamente. Tali sistemi spesso gettano molti piccoli oggetti in giro. Potrebbe essere stato spinto fuori da un pianeta come Giove, la cui gravità è così incredibilmente forte da poter lanciare enormi cose nello spazio. La stessa cosa accade spesso con le comete qui. Oumuamua ha già lasciato il nostro sistema solare, anche se oggetti simili ci visitano di tanto in tanto, circa una volta all'anno. Per saperne di più su questi misteriosi ospiti, gli astronomi pianificano di inviare una sonda per inseguire Oumuamua. Utilizzeremo le orbite della Terra e di Giove per lanciarla abbastanza veloce da raggiungere la cometa, ma alcuni degli ospiti inaspettati sono rimasti un po' più a lungo. Nell'ottobre 2019, il telescopio spaziale Hubble della NASA ha scattato una foto di una cometa blu che trascinava polvere e gas. Era già nel sistema solare a quel tempo, a circa 418.429.440 km dalla Terra, da qualche parte tra Marte e Giove. Abbiamo visto la polvere luminosa che la circondava, ma non potevamo ancora vedere il suo nucleo, poiché è troppo piccolo. Beh, piccolo è relativo in questo caso. Questo coso è largo circa 975 metri, ovvero come la lunghezza di 9 campi da calcio. Nel marzo del 2020, le immagini di Hubble hanno mostrato che un piccolo frammento della cometa si è staccato dal nucleo. Ciò significa che la cometa è molto attiva, diversamente da Oumuamua. Osservandolo ulteriormente, abbiamo scoperto che il nucleo è una miscela sciolta di particelle di ghiaccio e polvere. La sua superficie è anche molto simile a quella di altri nuclei, con aree rugose e manti lisci di detriti ghiacciati e polverosi. La cometa è stata scoperta dall'astronomo dilettante Gennady Borisov, quindi ha preso il nome di Cometa 2i Borisov. Congratulazioni! Gli scienziati hanno rapidamente confermato che proveniva fuori dal nostro sistema solare. E questa cosa era sicuramente un turista entusiasta. Ha viaggiato a una velocità vertiginosa di circa 177.028 km all'ora. Abbastanza veloce da fare il giro della Terra 4 volte in un'ora. Questa visita è stata affascinante per diversi motivi. La maggior parte delle comete nel nostro sistema solare proviene dalla fascia di Kuiper o dalla nube di Oort. La fascia di Kuiper è una regione nello spazio situata oltre l'orbita di Nettuno. È come un grande anello distante attorno al Sole, pieno di molti piccoli oggetti ghiacciati. Tutti questi sono antichi frammenti residui dall'epoca in cui il nostro sistema solare era ancora molto giovane. La nube di Oort è molto più lontana. È come una gigantesca bolla attorno al sistema solare, anch'essa piena di oggetti ghiacciati e antichissimi. La maggior parte delle comete a lungo periodo proviene da lì. Ma da dove proviene la cometa 2i Borisov? Ancora non lo sappiamo con certezza. Gli scienziati dicono che probabilmente si è formato in un altro sistema stellare che potrebbe essere più giovane o più vecchio del nostro sistema solare. Sarebbe strano se ci fosse una terza opzione, cara NASA. In ogni caso potrebbe essere stato espulso dal suo sistema d'origine, proprio come Oumuamua. Sebbene la cometa 2i Borisov sia troppo piccola per mantenere una propria atmosfera, ha sviluppato una chioma quando si è avvicinata al Sole. Chioma è un nome curioso per quella splendida nube luminosa di gas e polvere che circonda il nucleo della cometa. Si forma quando il calore del Sole fa vaporizzare il ghiaccio della cometa, rilasciando polvere e gas nello spazio. Questo era più amichevole di Oumuamua e ci ha dato più tempo per studiarlo. Di conseguenza abbiamo appreso di più sulle sue caratteristiche uniche. Ad esempio, non aveva mai interagito con un'altra stella. Ma purtroppo anche Borisov ha dovuto andarsene. Ora è su una traiettoria che lo riporterà nello spazio interstellare. Tuttavia, ci sono molti altri visitatori in arrivo e potresti aver sentito parlare di questo. La grande cometa del 96. Così chiamavamo la cometa Aikutake. Fu anche chiamata così in onore dell'astronomo che la scoprì, Yuji Aikutake. In una splendida coincidenza, fu scoperta la notte di Capodanno. Il 25 marzo 1996, questo oggetto è passato incredibilmente vicino alla Terra. Solo circa 0,1 unità astronomiche di distanza, un po' più lontano della Luna. È passato sopra il Polo Nord. Questo lo ha reso uno degli incontri con una cometa più vicini in 200 anni. Era visibile in tutto il mondo e appariva molto luminosa e bella nel cielo, estendendosi ampiamente. E non è rimasta visibile solo per una notte. Era sempre più visibile durante il mese di marzo, diventando uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno entro la fine del mese. La cometa è scomparsa completamente solo alla fine di maggio. È una cometa a lungo periodo, il che significa che impiega centinaia di anni per orbitare attorno al Sole.
L'ultima volta che è passata è stato circa 17.000 anni fa e ora il suo periodo orbitale è aumentato a 70.000 anni. Ma non ti preoccupare, ci sono altre comete che illumineranno i nostri giorni e le nostre notti. Inoltre, alcuni oggetti spaziali preferiscono rimanere nei paraggi per più tempo. C'è questo asteroide con un nome multisillabico che pronunciarlo va oltre le mie competenze. Questo nome in hawaiano significa il dispettoso di Giove. Per fortuna gli scienziati hanno avuto pietà di noi e lo hanno soprannominato BZ. Ehi, parlando a nome di tutti gli altri narratori, grazie! È un piccolo asteroide di soli 2,9 km di diametro. Dal nome si intuisce che condivide un'orbita con Giove. Ma c'è un fatto interessante, l'asteroide si muove nella direzione opposta, nota come orbita retrograda. L'asteroide insolito è stato scoperto nel novembre 2014. Orbita attorno al Sole per circa 11 anni e 8 mesi, a volte passando dentro e fuori l'orbita di Giove. È così da almeno 1 milione di anni e continuerà ad esserlo per circa 1 milione. Ma perché si muove in modo così insolito? BZ potrebbe essere effettivamente un immigrato interstellare. Forse è passato vicino al nostro sistema solare circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, intorno al momento in cui il Sole si stava appena formando. Poi è stato catturato dalla gravità, ma ha mantenuto la sua orbita opposta. O forse proveniva dalla nube di Oort. In tal caso potrebbe avere la sua orbita strana grazie al misterioso pianeta 9, un ipotetico pianeta che si crede esista nel nostro sistema solare ben oltre Nettuno. In ogni caso, questo asteroide ci offre maggiori informazioni sulla storia del sistema solare e su come i materiali organici possano arrivare a noi dallo spazio. In ogni momento ci sono migliaia di oggetti nel nostro sistema solare che provengono dallo spazio. Rimangono qui per periodi di tempo diversi, ma a volte siamo fortunati e finiscono per insegnarci molto sullo spazio interstellare. Negli anni 70 abbiamo ricevuto un segnale radio che è durato più di un minuto e ancora oggi nessuno sa cosa fosse e da dove provenisse. Ma ora è emersa una nuova teoria. Potremmo finalmente risolvere il mistero? Nel 1977, alle 23:16, un telescopio in Ohio captò qualcosa di molto insolito nello spazio. Era un segnale radio brevissimo di soli 72 secondi. Il segnale era così forte e strano che lo scienziato che lo scoprì vi scrisse «Wow!» con l'inchiostro rosso accanto. Ecco perché è chiamato segnale «Wow!». Nello spazio, il gas idrogeno a volte emette onde radio, un tipo di radiazione elettromagnetica. Sono emesse a una frequenza specifica, quasi come una firma unica per l'idrogeno. Questo ci aiuta a trovarlo, identificarlo e studiarlo. Grazie a ciò abbiamo notato che la frequenza del segnale wow proveniva dallo stesso luogo di questo gas. Ma non è servito a molto perché non abbiamo idea di che cosa l'abbia emesso. La cosa più strana è che il segnale si è verificato una sola volta, anche se abbiamo provato a risentirlo, non ci siamo mai riusciti. Senza un segnale ripetuto è impossibile capire di che cosa si tratta. È difficile persino ottenere la sua posizione precisa, perché il segnale è stato di breve durata. Dopo una certa distanza è complicato sapere da dove provengono i diversi segnali radio, ed è lì che sono iniziate le teorie. La frequenza del segnale wow è speciale, non è affollata da molti altri segnali. È come trovare un angolo tranquillo in una stanza rumorosa. Dato che c'è poca interferenza o rumore, se invio un segnale su questa frequenza, anche molto lontano, non verrà perso o distorto. E questo è curioso, perché significa che potrebbe essere un posto perfetto per inviare messaggi se vogliamo comunicare con eventuali creature extraterrestri là fuori. Potrebbe essere che stiano cercando di contattarci? Beh, è una reale possibilità scientifica. Nessuno sa con certezza che cosa abbia causato il segnale wow, ma se provenisse da qualcosa di extraterrestre, sicuramente comunicherebbero in modo diverso da noi. Il segnale non somigliava affatto a un messaggio deliberato, ed è strano che sia successo solo una volta. Se fossero stati gli omini verdi che cercavano di contattarci, non ci avrebbero provato soltanto una volta. Ma per ogni evenienza, nel 2012, per il 35esimo anniversario del segnale, abbiamo inviato una serie di messaggi verso certe stelle. Abbiamo utilizzato un codice speciale per essere sicuri che qualsiasi creatura extraterrestre sapesse che provenivano da esseri intelligenti come noi. Beh, più o meno intelligenti. Abbiamo usato anche molta energia per garantire che i messaggi potessero viaggiare molto molto lontano. Gli scienziati hanno elaborato svariate ipotesi sulla provenienza del segnale wow, ma nessuna di queste è ampiamente condivisa. Sappiamo con certezza che non proviene dalla Terra. I rumori terrestri possono interferire, ma questo segnale è sicuramente arrivato dallo spazio esterno.
C'era anche una teoria secondo cui il segnale potrebbe essere rimbalzato su qualche detrito spaziale e tornato sulla Terra, ma in seguito si è capito che le probabilità che ciò sia accaduto erano molto basse. Una possibile idea è che il segnale possa essere stato causato da uno scintillio nello spazio, come quello delle stelle nel cielo. Anche se fosse vero, ciò non esclude la possibilità che il segnale sia stato prodotto da qualcosa di artificiale. Un'altra ipotesi è che sia venuto da qualcosa in rotazione, come un faro, o forse era un segnale che cambia frequenza col tempo, o semplicemente un impulso unico. Sono passati 50 anni da quando è stato captato quello strano segnale radio, ma recentemente è emersa una nuova teoria sulla sua origine. Immagina una cometa che attraversa lo spazio lasciando una scia di gas dietro di sé. Potrebbe essere la chiave per comprendere il misterioso segnale radio che ha attirato l'attenzione degli astronomi anni fa. Un astronomo ha osservato il segnale WOW e pensato che potesse essere collegato a una cometa chiamata 266P Christensen. Sì, è un nome un po' lungo. Questa cometa si trova a circa 1800 anni luce di distanza. Non era conosciuta nel 1977, quando il segnale fu rilevato per la prima volta, ma potrebbe spiegare le strane onde radio. Le comete possono emettere onde radio man mano che si avvicinano al Sole. È come se i gas intorno a loro iniziassero a vibrare di energia. Questo ronzio potrebbe essere stato il segnale WOW. Per testare questa teoria abbiamo usato un radiotelescopio per ascoltare onde radio provenienti da altre comete e abbiamo scoperto che alcune emettevano onde radio alla stessa frequenza del segnale WOW. Quindi abbiamo puntato i telescopi verso questa particolare cometa mentre attraversava la stessa parte del cielo dove era stato rilevato il segnale. Le onde radio della cometa potrebbero corrispondervi. Anche se la cometa non era esattamente nello stesso punto del segnale, era abbastanza vicina da farci pensare che fossimo sulla pista giusta. Potrebbe anche essere stato causato da nuvole di idrogeno provenienti da due comete. Quella che abbiamo menzionato è un'altra, chiamata P2008Y2. Ma chi sceglie questi nomi? Non tutti, però, sono convinti. Alcuni dicono che la teoria delle due comete che causano il segnale non regge, perché di solito le comete non emettono onde radio nel modo necessario a spiegare il segnale WOW. Inoltre il segnale non si è più ripetuto e si è verificato solo una volta, il che sarebbe strano se fosse davvero una cometa. Queste distribuiscono i loro gas su un'ampia area, quindi il segnale sarebbe durato più a lungo. Il telescopio utilizzato per rilevare il segnale avrebbe dovuto captarlo due volte in un breve periodo di tempo, ma non è successo. E inoltre la cometa non sarebbe uscita così velocemente dal campo visivo del telescopio. Questo dimostra che dobbiamo imparare di più su come e perché le comete emettono queste onde radio, specialmente alla frequenza del segnale WOW. Ci sono molti segnali misteriosi e interessanti nello spazio. La maggior parte proviene da eventi naturali come i lampi radio veloci. Questi lampi di energia sono incredibilmente potenti e si verificano in tutto il cielo, ma le loro origini sono ancora sconosciute. Durano solo una frazione di secondo. Forse il telescopio ha catturato soltanto una parte di uno di essi. C'è anche un altro segnale strano che riceviamo dal 2018. Si ripete ogni 22 minuti, ma nonostante i nostri sforzi non riusciamo a capire da dove provenga. È iniziato nel 1988, quindi stiamo indagando su questo mistero da 36 anni. Almeno sappiamo la distanza dall'oggetto misterioso che invia i segnali, ovvero 15.000 anni luce di distanza. Alcuni ipotizzano che questi segnali possano provenire da extraterrestri che cercano di comunicare con noi. Tuttavia, senza prove concrete, non possiamo affermarlo con certezza. Rimane una speculazione. Un'altra spiegazione è la teoria delle pulsar, stelle di neutroni che emettono fasci di energia simili a ciò che stiamo osservando con i segnali. Tuttavia, il comportamento dei segnali non si allinea perfettamente con ciò che sappiamo delle pulsar. C'è anche la teoria delle magnetar, che suggerisce che questi segnali possano provenire da stelle di neutroni supercariche. Tuttavia nessuna di queste teorie spiega completamente il comportamento strano dei segnali. Forse c'è un nuovo fenomeno sconosciuto nell'universo. Anche se le comete sono una possibilità, ci sono ancora molte domande senza risposta sul segnale WOW. Non sappiamo che cosa l'abbia causato e potremmo non scoprirlo mai. Non sappiamo nemmeno se proveniva dallo spazio profondo o dall'interno del Sistema Solare.
In ogni caso, anche se il segnale wow avesse una causa naturale, non significa che la vita extraterrestre non esista. Lo studio che ne ha parlato ha anche discusso di una stella simile al Sole, che potrebbe essere un ottimo punto per cercare segni di tecnologia nello spazio. Ci sono altre 14 stelle simili al nostro Sole nello spazio, anche se non siamo sicuri della loro luminosità. Ciò apre possibilità entusiasmanti per cercare segni di civiltà avanzate oltre alla Terra. Potrebbe essere che l'intero universo non sia altro che un atomo? Quando guardi un diagramma di un atomo, che è un elemento costitutivo di tutta la materia, puoi vedere che alcuni schemi nell'universo si ripetono. Il nostro sistema solare è un ottimo esempio di ciò. C'è una gigantesca stella centrale e alcuni pianeti più piccoli che le girano intorno. Osservi la stessa disposizione anche al di fuori della nostra galassia, con esopianeti che orbitano attorno alle loro stelle. E puoi assistere a questo principio anche su scala più piccola. È il modo in cui le particelle, chiamate protoni e neutroni, si muovono attorno al centro di un atomo, che si chiama nucleo. Allora, immagina di avere un mucchio di magneti positivi che stai cercando di impilare insieme. Continuano a respingersi a vicenda, giusto? Questo è ciò che dovrebbe accadere con i protoni in un atomo. Sono tutti carichi positivamente, quindi dovrebbero respingersi e volare via in tutte le direzioni. Ma gli atomi esistono, quindi deve esserci qualcosa che li tiene uniti. E questo qualcosa è chiamato interazione forte o forza forte. Il nucleo costituisce meno dello 0,01% del volume dell'intero atomo, ma normalmente rappresenta oltre il 99,9% della massa dell'atomo, anche in questo caso simile al nostro Sole. Comunque, questa forte interazione è come un tipo speciale di colla che tiene insieme i protoni e i neutroni nel nucleo di un atomo. Allo stesso modo, la gravità ci impedisce di volare via dalla Terra nello spazio oscuro. Ora, questa colla proviene da piccolissime particelle all'interno di protoni e neutroni chiamate quark. Questi piccoli elementi hanno un tipo strano di carica chiamata colore. Non è come i colori che vediamo intorno a noi. Funziona come un codice che aiuta i quark a restare uniti all'interno delle particelle che li ospitano. E questo codice esce e aiuta a tenere insieme protoni e neutroni nel nucleo. In un certo senso, i quark sono come piccoli costruttori che lavorano insieme per costruire atomi che compongono tutto ciò che ci circonda. Si dice che il Big Bang sia stato un momento magnifico in cui abbiamo avuto il tempo e lo spazio. È la storia che usiamo per spiegare l'evoluzione dell'universo. All'inizio c'era solo una piccolissima sfera di materia delle dimensioni di una pesca, ma con una temperatura di più di un quadrilione di gradi. Ai, che caldo! E questo Bang nel nome non significa che ci sia stata veramente un'esplosione nello spazio. Questa pesca iniziò a diffondersi e lo spazio stava appena apparendo ovunque. Ha dato origine ad atomi, molecole, stelle e molti corpi celesti che hanno riempito lo spazio vuoto del nostro cosmo. Fondamentalmente, tutti gli elementi che ci compongono si sono formati entro pochi minuti nelle prime fasi dell'universo, diciamo un centesimo di miliardesimo di trilionesimo di secondo. Oh, aspetta, dammi un secondo per elaborare questa roba. Bene, andiamo avanti. La crescita era incredibile in quella fase. L'universo si espanse esponenzialmente e riuscì a raddoppiare le sue dimensioni almeno 90 volte, come me durante le feste. Adoro il cioccolato. Dopo il Big Bang, l'universo era una zuppa calda e densa di particelle, troppo calda perché gli atomi potessero esistere. Ma 380.000 anni dopo, si raffreddò abbastanza da permettere agli elettroni di mescolarsi con i nuclei e formare atomi. Questo processo viene chiamato ricombinazione ed è ciò che ha reso l'universo trasparente. Pensatelo come accendere un interruttore della luce. Improvvisamente puoi vedere tutto. Ma solo perché l'universo è diventato trasparente non significa che fosse luminoso. Era un periodo buio, poiché non c'erano ancora stelle o galassie, come una grande tela vuota in attesa che qualcosa vi fosse dipinto sopra. Non fu che molto più tardi, con l'evolversi dell'universo, che stelle e altri oggetti luminosi iniziarono a formarsi e illuminare l'oscurità, e continuò a evolversi riempiendosi di pianeti, asteroidi, galassie e altre cose. Ok, quindi questa è la storia che ci è stata raccontata negli ultimi decenni, e devo ammettere che è una storia piuttosto convincente. Gli scienziati l'hanno studiata a fondo.
hanno osservato le radiazioni elettromagnetiche residue dell'universo giovane. Hanno misurato la presenza degli elementi più leggeri solo per rendersi conto che tutti corrispondono alla storia del Big Bang. Le nuove teorie non dicono che il Big Bang non sia avvenuto. È una buona rappresentazione del cosmo nelle sue fasi iniziali, ma è come un puzzle incompiuto con alcune parti importanti mancanti. Non possiamo spiegare cosa sia accaduto prima del Big Bang usando la nostra fisica attuale. Perciò abbiamo bisogno di una nuova matematica per spiegare parti complicate, come la cosiddetta singolarità. È il punto di densità infinita, ricordi? Dall'inizio del Big Bang. Ed è qui che entra in gioco la teoria delle stringhe, come un super kit di strumenti capace di gestire la gravità e tutte le altre forze combinate. Ora, una delle idee che la teoria delle stringhe ci ha fornito è l'universo ekpirotico. Immagina un grande fuoco che accende un altro fuoco, e quel fuoco ne accende un altro, e così via. Ebbene, in questo scenario, il Big Bang non è stato l'inizio di tutto, ma solo una parte di un processo più ampio. È l'idea dell'universo ciclico, un giro sulle montagne russe senza fine, con Big Bang come inizio e grandi collassi come fine, che avvengono ripetutamente, potenzialmente per sempre. È come se l'universo premesse continuamente il pulsante di reset e lo facesse in un modo davvero divertente. Potremmo considerare questa singolarità, secondo alcune teorie, come una singola particella in un sistema molto più grande. Proprio come un atomo è composto da particelle subatomiche. E considerando tutto ciò, l'idea afferma che ogni nucleo di un atomo potrebbe contenere un universo al suo interno. Quindi il nostro intero universo è solo una piccola parte di un atomo in un universo molto più grande, fatto di atomi con altri cosmi, con altri atomi, con altri cosmi. Quanto è contorto! Le prime versioni dell'idea dell'universo ciclico avevano ancora un grande problema. Non coincidono con le nostre osservazioni del fondo cosmico a microonde, una luce fossile che mostra come appariva l'universo quando aveva solo 380.000 anni. Quindi, nel marzo 2020, due fisici canadesi hanno pubblicato uno studio che ha rivelato la matematica dietro l'universo ciclico, che ci era sfuggita in precedenza. Se ci concentriamo sul momento in cui l'universo si restringe a un punto incredibilmente piccolo e poi rimbalza nello stato del Big Bang, potremmo essere in grado di allinearci con le nostre osservazioni, dopo tutto. È solo che dobbiamo aspettare ulteriori nuovi esperimenti per testare appieno questa idea. L'epoca unificata. Così chiamiamo il periodo in cui l'universo era ancora giovane. In quel tempo, la materia e l'antimateria, che sono come immagini speculari l'una dell'altra, esistevano in quantità pressappoco uguali. Ma poiché sono forze opposte, quando vengono a contatto, si distruggono in una potente esplosione, come fuochi d'artificio. Questo significa che anche se la materia e l'antimateria venivano costantemente create e distrutte, in qualche modo c'era sempre un po' di materia rispetto all'antimateria, il che è un bene, perché altrimenti non ci sarebbe rimasto nulla. Col passare del tempo, le particelle hanno iniziato ad aggregarsi e a formare cose più complesse, come atomi e molecole, e alla fine si sono formate le stelle che hanno creato elementi ancora più pesanti. Ma un giorno, tra moltissimo tempo, tutte quelle stelle si spegneranno. Quando l'ultima stella lentamente si raffredderà e svanirà, l'universo si trasformerà in un vuoto oscuro, senza vita, luce o qualsiasi cosa che conosciamo o pensiamo esista. A un certo punto i voraci buchi neri inghiottiranno tutta la materia nello spazio. Alla fine, persino quei buchi neri evaporerebbero, lasciando la più piccola quantità di luce. Il nostro cosmo continuerà a espandersi. La luce si disperderà e non sarà in grado di interagire con nulla. Così tutta l'attività nell'universo si fermerà. Lo spazio diventerà un enorme vuoto, privo di stelle, pianeti o qualsiasi altra cosa, e finirà lì. O forse inizierà. E forse è lì che ci rincontreremo. Probabilmente troveremo vita al di là della Terra entro il 2035 e non c'è bisogno di viaggiare verso una galassia lontana lontana. La nostra Via Lattea è piena di ambienti adatti. Non lasciarti entusiasmare troppo, però. Stiamo parlando di microbi o indicatori chimici, non di umanoidi verdi come quelli di Hollywood. Tuttavia, quando finalmente troveremo tracce di vita, il modo in cui vediamo il nostro posto nell'universo cambierà. Il telescopio spaziale Kepler della NASA ha scoperto qualcosa di incredibile. Quasi ogni stella possiede pianeti e molti potrebbero essere abitabili. Pianeti rocciosi come la Terra e Marte sono persino più comuni nella nostra galassia rispetto ai giganti gassosi come Saturno e Giove. Inoltre, sappiamo già che la nostra galassia è ricca di acqua.
C'è acqua nelle nubi interstellari, dove si formano stelle e pianeti, nei dischi di detriti intorno ad altre stelle, nelle comete, praticamente ovunque. Ciò che è veramente difficile, però, è trovare la vita stessa. Idealmente, per riuscirci, dovremmo atterrare su ogni singolo pianeta e controllare sotto ogni sasso. Ma, grazie a ricerche più recenti, possiamo almeno restringere la ricerca ai mondi potenzialmente abitabili. Il telescopio spaziale James Webb, telescopio superpotente lanciato nello spazio nel 2021, lo sta facendo. Esamina le atmosfere delle superterre vicine, pianeti rocciosi un po' più grandi della Terra. Cerca gas legati alla vita, sostanze chimiche che possono essere prodotte solo da esseri viventi. E ha già trovato alcuni indizi. Per esempio, ha rilevato segni di tali sostanze chimiche su un pianeta chiamato K2-18b. Questo pianeta si trova a 120 anni luce di distanza, piuttosto vicino su scala spaziale, nella zona riccioli d'oro, ovvero intorno a una stella dove le temperature sono ideali per l'esistenza di acqua liquida. Orbita attorno a una nana rossa, il tipo più piccolo di stella esistente. Sono un po' meno luminose del nostro Sole. Ci vorrà circa un anno per verificare se questi indizi di vita sono reali. Se così fosse, significherebbe che è molto più comune di quanto pensassimo in precedenza. Ma, anche se non lo fosse, ci sono altri 10 pianeti nella zona abitabile sulla lista. Il telescopio spaziale James Webb è uno strumento molto interessante, ma ha dei limiti. Non può rilevare pianeti piccoli e simili alla Terra a causa delle loro dimensioni. Per risolvere questo problema, la NASA prevede di lanciare un altro strumento, il telescopio Wide Field Infrared Survey. Sarà ancora più efficace nell'individuare tali pianeti e le sostanze chimiche legate alla vita. Inoltre abbiamo il progetto SETI. SETI è l'acronimo inglese di Ricerca di Intelligenza Extraterrestre. Questo progetto è alla ricerca di creature extraterrestri dagli anni 80. Gli scienziati credono che troveremo segni di vita entro i prossimi 10 anni. Non molto tempo fa hanno avviato un progetto molto grande e interessante. Si chiama COSMIC e utilizza una serie di radiotelescopi in New Mexico. Potreste averli visti nel film Contact. COSMIC consente agli scienziati di ascoltare in contemporanea centinaia di migliaia, se non milioni, di sistemi stellari. I telescopi esaminano il cielo e controllano i dati in tempo reale. Se vengono rilevati segnali interessanti, gli scienziati possono verificarli subito, invece di aspettare settimane o mesi. I segnali stessi sono spesso molto improvvisi e brevi, ma COSMIC può rilevare anche quelli che durano nanosecondi. COSMIC può anche contribuire ad altre ricerche, come lo studio degli enigmatici e inspiegabili lampi radioveloci o persino della materia oscura. È lo strumento più grande e potente mai creato per la ricerca di vita extraterrestre. Ma non basta solo ascoltare. Perché non proviamo a contattare? La NASA ha inviato alcuni segnali nello spazio profondo. Nel 2002, la Deep Space Network ha inviato un segnale al satellite Pioneer 10. Ma c'era un ostacolo sul percorso. Una nana bianca a 27 anni luce dalla Terra. Se c'è un pianeta intorno a questa stella, forse il segnale è arrivato anche lì. E se ci fossero specie intelligenti, potremmo ricevere una risposta entro il 2029. La DSN continua a inviare potenti segnali nello spazio che raggiungeranno 222 stelle nei prossimi 3 secoli. Forse un giorno riceveremo una risposta da qualche luogo lontano. Ma perché non abbiamo ancora ricevuto risposta? Ci sono circa 200 miliardi di galassie nell'universo, ognuna con circa 100 miliardi di stelle. Se solo l'1% di quelle avesse un pianeta, avremmo comunque 200 trilioni di pianeti possibili. E possiamo ancora restringere il campo. Se la probabilità che abbiano vita fosse di 1 su 1 billione, ci resterebbero comunque centinaia di migliaia di pianeti. Allora, dove sono tutti? È la famosa domanda del paradosso di Fermi. È possibile che l'universo sia pieno di vita, ma che questa non sia intelligente nel senso tradizionale. Alcuni pianeti potrebbero ospitare microbi, uccelli o dinosauri spaziali. È la teoria del grande filtro. Suggerisce che esistano certi filtri che la vita deve superare per diventare intelligente e forse altre specie non li hanno ancora superati. Riflettici, la vita sulla Terra è iniziata nell'oceano,
Poi è passata sulla terraferma, si è diversificata in molteplici forme, si è estinta 5 volte, si è evoluta di nuovo e, infine, ha portato agli esseri umani. Abbiamo costruito società, sviluppato la sanità e solo dopo abbiamo iniziato a cercare altra vita. C'è un'altra teoria chiamata ipotesi del collo di bottiglia di Gaia, che suggerisce la stessa cosa. Anche se potrebbe non essere troppo difficile per la vita iniziare, è incredibilmente difficile sopravvivere e prosperare nel lungo periodo. Venere potrebbe aver avuto oceani e condizioni simili alla Terra, ma qualcosa è andato storto. I suoi oceani sono evaporati a causa di un effetto serra incontrollabile. Ora è sterile. Anche Marte aveva acqua liquida sulla sua superficie e sia la Luna che Mercurio hanno avuto atmosfere dense per un breve periodo. Nel frattempo, la Terra ha avuto acqua liquida sulla superficie per quasi tutta la sua esistenza. È estremamente raro e notevole che un pianeta mantenga temperature da 0 a 100 gradi Celsius per milioni di anni. Quindi forse è un errore cercare forme di vita intelligente, specialmente quelle che usano la nostra stessa tecnologia. Dopotutto si sono evolute in condizioni completamente diverse. È qui che entra in gioco la cosiddetta equazione di Drake. È una formula che ci offre la possibilità di calcolare il potenziale di sviluppo dell'intelligenza su un pianeta. Per calcolarlo dobbiamo conoscere diverse variabili: quante stelle ci sono, quante hanno pianeti, la probabilità che questi ospitino vita, e così via. Purtroppo non conosciamo ancora questi numeri e il risultato potrebbe essere insignificante. Ma supponiamo che esista almeno un'altra specie intelligente. Perché non ci siamo ancora incontrati? Potrebbero esserci molte ragioni. Forse non ci considerano interessanti. Oppure il problema potremmo essere noi. Magari continuiamo a non notare i loro segnali. O forse abbiamo perso di vista l'intera specie. L'universo è vasto e antico. Ha più di 14 miliardi di anni. Se comprimessimo tutta la storia evolutiva della Terra in un giorno di 24 ore, la vita inizierebbe alle 4 del mattino. I dinosauri si estinguerebbero alle 11:40 di sera. Le creature simili agli umani apparirebbero 2 minuti prima della mezzanotte. In questa analogia, gli umani sono esistiti per soli 77 secondi e la nostra tecnologia capace di rilevare la vita extraterrestre è ancora più recente, meno di un secondo. A tali distanze e intervalli temporali, le possibilità che esistiamo nello stesso periodo di altre civiltà sono scarse. Se le altre civiltà durassero solo qualche millennio, potremmo facilmente non incrociarle mai. Ma ciò non significa che dovremmo smettere di cercare. Gli scienziati temevano che i segnali radio della Terra si fossero indeboliti nel tempo. Tuttavia, uno studio recente ha dimostrato il contrario. Il numero dei nostri satelliti continua a crescere e ciò rende il nostro pianeta più rilevabile. Entro la fine del decennio potremmo avere 100.000 satelliti, rendendo la Terra incredibilmente luminosa nello spettro radio. Se esiste una civiltà avanzata là fuori, ci individuerà facilmente anche da molto lontano. Gli astronomi sono ottimisti al riguardo. C'è una grande possibilità di scoprire creature extraterrestri mentre tu e io siamo ancora qui. Boom! Un'esplosione di onde supersoniche, calore interplanetario, polvere e fumi. L'atmosfera terrestre è stata invasa da una roccia cosmica delle dimensioni dell'Everest. Pochi secondi fa questa roccia, dal peso di trilioni di tonnellate, stava precipitando verso la Terra. Potrebbe andare da New York ad Anchorage più velocemente di quanto impiegheresti a fare una frittata. Il nome di questo mostro? Asteroide di Chicxulub. Nome epico, non è vero? 66 milioni di anni fa questo asteroide si schiantò sulla Terra. Allora i dinosauri dominavano il pianeta, ma non per molto. L'epica collisione è avvenuta in quello che conosciamo oggi come il Messico, nella penisola dello Yucatan, proprio vicino a Cancun, dove i dinosauri facevano le vacanze estive. Beh, probabilmente no. L'enorme roccia spaziale ha colpito l'oceano, ma tutta quell'acqua non è comunque riuscita a fermare l'inevitabile. La collisione ha provocato il rilascio di un'enorme quantità di energia. L'orrore su scala planetaria era iniziato. Immagina un minuscolo sole che illumina la superficie della Terra, con uno tsunami alto quanto la Statua della Libertà che si scaglia dall'epicentro dell'impatto. Non la vedo bene. L'esplosione ha raggiunto ogni luogo, era rovente come un forno e ha bruciato tutto ciò che ha incontrato. L'impatto ha provocato un colossale terremoto e un'intensa attività vulcanica. Una serie di vulcani ha rilasciato simultaneamente lava calda e cenere. Milioni di tonnellate di cenere e fuligine hanno avvelenato l'aria, formando un'enorme nuvola di cenere nell'atmosfera, che ha bloccato i raggi del sole per diversi anni.
Il lungo inverno era iniziato, ma in questo caso non c'era neve, ma solo pioggia fatta di acido solforico. Sì, l'asteroide di Cecelub sembrava essere la cosa più significativa che sia mai accaduta nella storia del nostro pianeta. Sì, anche più dell'avvento di YouTube. Allora, c'è molta attività vulcanica, molto ossigeno infiammabile nell'atmosfera, cambiamenti di temperatura costanti. Sì, era il momento perfetto, ma anche peggiore in cui tutto questo potesse accadere. Ma come facciamo noi oggi a sapere di questo evento? L'asteroide ha lasciato un cratere davvero enorme sulla superficie del nostro pianeta. Oggi questa cicatrice è nascosta sotto il Golfo del Messico. Gli scienziati hanno trovato molti posti sulla Terra con livelli anormalmente alti di iridio. Questo metallo è molto raro sulla Terra, ma è presente in molti asteroidi che gli scienziati hanno esaminato. Gli scienziati hanno studiato alcune rocce risalenti a 66 milioni di anni. E negli strati di queste rocce hanno trovato questa polvere, la stessa che proviene dagli asteroidi. E la sua presenza può solo significare che un enorme asteroide si è schiantato sulla Terra. Questa catastrofe ha portato all'estinzione non solo dei dinosauri, ma anche dell'asteroide. Il punto dell'impatto ha raggiunto temperature talmente estreme che una parte dell'asteroide è svanito nel nulla. Tantissimo vapore acqueo e anidride carbonica si sono propagati nell'atmosfera. Ma il problema più grande? Lo zolfo. Con l'impatto dell'asteroide si è sollevato e si è propagato nell'aria. E queste minuscole particelle di zolfo hanno bloccato molti raggi del sole. Senza il sole, molte piante sono scomparse e il clima è diventato più freddo. L'immenso calore ha trasformato le pietre in vetro. Gli scienziati chiamano queste pietre tektiti. L'energia dell'impatto le ha lanciate in cielo. Dopo un breve volo, le tektiti caddero di nuovo sulla Terra. Non era un bel vedere. Poi cadde anche la pioggia, solo che invece di gocce d'acqua erano palle di fuoco vetrose e bollenti. Bombardarono la superficie del pianeta per giorni. A causa della caduta delle tektiti, tutto prese fuoco. Gli scienziati hanno trovato prove in tutto il mondo, non solo vicino al sito della collisione. Ma molte cose che accaddero allora sono ancora un mistero. Alcuni scienziati pensano che l'asteroide Cecelob non fosse nemmeno un vero asteroide, ma una cometa. Gli asteroidi sono per lo più fatti di pietra e metallo e molto spesso assomigliano a una patata. Una cometa contiene roccia, metallo e ghiaccio. Le comete sembrano fiocchi di neve sporchi. Sono composte da ammoniaca, metano e anidride carbonica. A volte le comete provengono dalla nube di Oort, un'enorme nube di ghiaccio e detriti che si trova attorno al nostro sistema solare. Di tanto in tanto una cometa si stacca dal resto e si dirige verso il nostro Sole. Secondo gli scienziati, questa cometa in particolare ha sorvolato Giove. La sua gravità ha fatto accelerare la cometa. Stava andando verso il Sole, guadagnando sempre più velocità. Poi la calotta di ghiaccio esterna della cometa ha iniziato ad evaporare e probabilmente ha emesso molta polvere e gas, il che ha creato una specie di coda. Alla fine la gravità del Sole ha distrutto la cometa. Uno dei frammenti volò attraverso lo spazio e si è schiantato sulla Terra 66 milioni di anni fa. Quindi, asteroide o cometa? La verità è che non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che la Terra è stata seriamente sfortunata a trovarsi sul suo cammino e non è mai stata più la stessa. La catastrofe ha fermato lo sviluppo del 75% della vita sulla Terra. Alcuni animali marini più grandi, come coccodrilli, tartarughe e pesci, sono riusciti a sopravvivere all'impatto. Tra tutti gli animali terrestri, gli unici che sono riusciti a sopravvivere erano quelli in media più piccoli del moderno procione. E questo include tante diverse specie di dinosauri, gli antichi antenati degli uccelli. I ricercatori ritengono che siano sopravvissuti per due motivi. Dopo l'enorme impatto ci è voluto molto tempo prima che le piante ricominciassero a crescere e molti animali non riuscirono a sopravvivere. E coloro che sopravvissero all'impatto non ebbero abbastanza cibo. Ma i dinosauri che sopravvissero avevano il becco e grazie ad esso riuscirono a mangiare noci e a scavare per trovare semi nel terreno. Quindi sì, sopravvissero. La seconda ragione è che avevano cervelli più grandi. Alcune persone sono convinte che siano riusciti a cooperare tra di loro e ad adattarsi rapidamente alle nuove condizioni. Anche altre forme di vita sopravvissero. Funghi e muffe sopravvissero sottoterra e sott'acqua. A poco l'oscurità si diradò e le felci iniziarono a invadere il paesaggio incontaminato. Dopo qualche migliaio di anni, le foreste hanno iniziato a rifiorire. Gli animali che sopravvissero erano tutte creature poco appariscenti e molto piccole. Vivevano in tane, al sicuro da tutta quella cenere calda. Prima della collisione i mammiferi avevano vissuto all'ombra dei dinosauri. Ma con l'estinzione dei grandi dinosauri le cose sono cambiate.
i mammiferi sono riusciti a prendere il sopravvento. Cominciarono a dominare la terraferma. Ma torniamo al momento in cui tutto è cambiato. In pratica non sono le dimensioni dell'asteroide a renderlo così potente, ma piuttosto l'angolo con cui ha colpito la Terra. Se l'angolo d'impatto fosse stato diverso, i dinosauri avrebbero avuto una possibilità di sopravvivere. Ma allora, come sarebbe stato? Torniamo indietro, molto indietro. Oh no, c'è un asteroide gigante diretto verso la Terra. Ah! Oh, aspetta, non importa, ci ha mancato. Phew. Ci sono molti terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche ogni giorno. Ma ai dinosauri non importa più di tanto. Andiamo avanti di alcuni milioni di anni e la maggior parte di queste antiche lucertole sono cambiate e ora sono del tutto irriconoscibili. Dopo qualche era glaciale, molti dinosauri sono ora completamente ricoperti di piume per proteggerli dal freddo. I mammiferi esistono, ma sono pochi e rari. Si vedono molti pipistrelli nelle caverne. Ci sono migliaia di roditori delle dimensioni di ratti nelle foreste. Durante il giorno si nascondono nel sottobosco o nelle tane. Di notte escono alla ricerca di cibo. Non ci sono cavalli, elefanti o altri grandi mammiferi. Perché diventare grandi e commestibili quando ci sono così tanti rettili pericolosi con enormi zanne in giro? Non ci sono balene negli oceani. Pappagalli, falchi e piccioni non si vedono affatto. Ma l'Pterodattilo 2.0 esiste, e come? Alcuni hanno le dimensioni di un elicottero, mentre altri non sono più grandi di un cigno. Ci sono molti primati, ma non hanno fretta di scendere dagli alberi e camminare su due gambe. Nessun safari nella savana, nessuna evoluzione dell'Homo sapiens. In questa realtà alternativa, gli spazi aperti sono molto pericolosi. Ma del resto lo sono anche le foreste e gli alberi. Nessun posto è al sicuro. Per riuscire a mangiare le prelibatezze sugli alberi, molti dinosauri più piccoli hanno imparato ad arrampicarsi. Questo era quello che accadeva nel periodo del Cretaceo, subito prima che l'enorme asteroide mancasse di poco la Terra. Phew! Sarebbe stata un'epica collisione. I dinosauri sarebbero diventati più saggi, alcuni persino intelligenti come un pollo moderno. Un cervello di grandi dimensioni utilizza molta energia, e questa non sempre è una buona strategia per la sopravvivenza. È meglio un cervello piccolo, con dei denti più grandi e appuntiti. Si parte! Ho preparato per te un tour planetario coi fiocchi. Partiamo da Mercurio, il più piccolo degli 8 pianeti del Sistema Solare. Qui durante il giorno la temperatura in superficie tocca i 430 gradi centigradi, mentre di notte può scendere anche fino ai meno 180 gradi centigradi. L'escursione termica è così drastica perché Mercurio non ha quasi atmosfera, se si esclude un velo sottilissimo detto esosfera. Per questo Mercurio non è abitabile. Le sue temperature e la radiazione solare impediscono lo sviluppo di qualsiasi forma di vita. Ma supponiamo di trovare un modo per vivere su Mercurio. Come sarebbe la vita lassù? La superficie di Mercurio somiglia a quella della nostra Luna, colma di crateri lasciati da meteoriti. A differenza della Luna, la superficie di Mercurio è grigio-bruna. Ma ora guarda, il Sole visto da Mercurio è quasi 3 volte più grande di come appare a noi. E la sua luce è 7 volte più luminosa. Immagina che occhiali da sole servirebbero se abitassimo lì. Ma un giorno forse Mercurio potrà ospitare forme di vita. Non ci sperare, è praticamente impossibile. Proviamo a visitare Venere? Forse avrai pensato che il pianeta più caldo del Sistema Solare sia Mercurio, visto che è il più prossimo al Sole. Invece quel titolo spetta a Venere. Ma perché Venere è così caldo? Il motivo principale è la sua atmosfera, composta quasi esclusivamente di anidride carbonica e così densa da creare un infinito ed estremo effetto serra sul pianeta. In pratica, i gas nell'atmosfera bloccano la dispersione del calore dalla superficie. In questo modo Venere non può mai raffreddarsi. L'acqua sulla sua superficie si vaporizza all'istante. Se la superficie di Venere fosse cibo, la sua atmosfera sarebbe allora il microonde. Ecco perché su questo pianeta si toccano i 465 gradi centigradi. Come sarebbe la vita su Venere? Noi abbiamo le stagioni perché l'asse della Terra è inclinato. Su Venere, invece, non succede nulla del genere in tutto l'anno. Ogni notte e ogni giorno su questo pianeta sono uguali ai precedenti. Ma il cielo, come lo vedremmo? Le nuvole che avvolgono Venere sono gialle o bianche e consistono quasi del tutto di acido solforico. Ma allora perché Venere ci appare rossastro se osservato dalla Terra? Ehi, sai, stabilire il vero colore di un pianeta non è poi così facile. L'osservazione da lontano può trarre in inganno. Se quindi decidessimo di viaggiare fin lì e osservare Venere da vicino,
vedremmo una superficie, appunto, rossastra. Le molecole di anidride carbonica e acido solforico respingono gran parte dei raggi solari, motivo per cui Venere ha questo particolare colore. Sai che Venere è il pianeta gemello della Terra? Sono quasi identici per massa e dimensioni, hanno la stessa età e la densità della loro atmosfera è molto simile. L'orbita di Venere, inoltre, è la più vicina a quella terrestre. Si è persino ipotizzato che su Venere potesse esserci vita, ma ahimè, ho brutte notizie. No, Venere è del tutto inabitabile. Spostiamoci su Marte. A differenza di Venere, su Marte ci sono le stagioni, perché il suo asse è inclinato. Ha anche effetti stagionali secondari, perché la sua orbita è molto ellittica. L'emisfero sud di Marte ha inverni più freddi ed estati più calde rispetto all'emisfero nord. La temperatura media su Marte è di circa meno 60 gradi centigradi. Ma le temperature variano molto dai poli all'equatore. Anzi, possono variare drasticamente anche nel giro di una settimana. Però, insomma, in confronto a Venere e Mercurio, qui non è male, no? Marte è abitabile. Il nemico numero uno di ogni forma di vita è la radiazione solare. La Terra è protetta dal suo campo magnetico e dalla sua densa atmosfera. Su Marte il discorso è diverso. La sua gravità è appena un terzo di quella terrestre. Questo, più l'atmosfera molto sottile, rende difficile per qualsiasi forma di vita sopravvivere su Marte. Nel 2013 la NASA annunciò la scoperta di un antico lago che avrebbe potuto ospitare microorganismi ed è appurato ormai che anticamente su Marte c'era acqua allo stato liquido, cosa che fa ipotizzare che sul pianeta rosso potessero esserci le condizioni per supportare la vita. Ma che fine ha fatto quell'acqua? Probabilmente l'assottigliamento dell'atmosfera ha raffreddato la superficie di Marte e reso impossibile la presenza di acqua allo stato liquido. Al tempo stesso, Marte potrebbe aver perso il suo originario campo magnetico. Può anche darsi che il pianeta rosso sia troppo piccolo per mantenere l'acqua costantemente liquida. Marte, insomma, non è abitabile. Ma gli scienziati continuano a studiare il pianeta e forse, chissà, nuove scoperte ci attendono. E ora andiamo su Giove. Chiediamoci come sarebbe vivere sul pianeta più grande del Sistema Solare. Giove è naturalmente del tutto inadatto a ospitare forme di vita. Le temperature estreme e soprattutto la particolare composizione del pianeta rendono impossibile la presenza di organismi viventi. Giove è fatto di gas, in particolare idrogeno ed elio, gas che ricoprono l'intero pianeta, letteralmente. Non esiste superficie solida su Giove. Gli strati di gas arrivano fino al nucleo, dove diventano liquidi e poi si trasformano in plasma, perché la pressione atmosferica a quel punto raggiunge livelli inimmaginabili sulla Terra. Per capirci, un ipotetico organismo su Giove dovrebbe resistere a pressioni atmosferiche almeno 1000 volte maggiori che sulla Terra. Quale essere potrebbe mai farcela? Nessuno. Giove è assolutamente inabitabile. Ma sembra che una delle sue lune, Europa, possa essere più ospitale. Cambiamo scenario. Saturno, il secondo pianeta più grande del Sistema Solare. Come Giove, anche Saturno è un gigante gassoso composto per lo più di idrogeno ed elio. Che temperature ci sono su Saturno? Gelide? Non solo. Spirano anche venti di potenza furibonda. Nello strato superiore dell'atmosfera i venti infuriano a 490 metri al secondo. Cerchiamo di capire, paragonandoli a una tempesta terrestre. L'uragano più forte mai registrato sul nostro pianeta raggiunse la velocità di 107 metri al secondo. Perciò, se ti stai chiedendo se c'è vita su Saturno, la risposta è ovvia. La vita, per come la intendiamo noi, lì non esiste. Prossima tappa. Urano, uno dei due pianeti giganti ghiacciati. L'atmosfera di Urano è in effetti dominata dal ghiaccio, cosa che dà al pianeta il suo caratteristico colore blu. Così come l'alta concentrazione di metano nell'atmosfera che riflette la luce blu. Stesso discorso per Nettuno. Urano è il pianeta più freddo del Sistema Solare, con temperature medie nell'ordine di meno 224 gradi centigradi. La vita ha bisogno della luce del Sole. Su Urano non c'è nulla che possa produrre l'energia necessaria perché si sviluppi la vita. Urano, insomma, è il mondo più inospitale che puoi immaginare. Vediamo dunque Nettuno, il secondo gigante ghiacciato. Cosa si cela qui, nel pianeta più distante dal Sole? Anzitutto un freddo spaventoso. Non esiste alcuna fonte di energia o di acqua liquida per sostenere anche le forme di vita più elementari.
Secondo gli scienziati, Nettuno è uno dei pianeti con le condizioni più ostili in assoluto. Ma cosa rende un pianeta abitabile? Non solo per noi esseri umani, intendo abitabile in generale, anche per microbi e batteri. Perché esista la vita, devono esserci precise condizioni. Ogni organismo necessita di cibo, acqua e della giusta temperatura per svilupparsi. L'atmosfera è un elemento cruciale. Noi, ad esempio, respiriamo ossigeno e possiamo sopravvivere solo a temperature né troppo calde né troppo fredde. Un altro elemento cruciale è la gravità. Nessuno dei pianeti del Sistema Solare ha la stessa gravità della Terra. La vita su quei pianeti dovrebbe assumere forme a noi sconosciute. Tutti gli esseri viventi terrestri si sono adattati alla nostra atmosfera. Altrove le forme di vita dovrebbero adattarsi ad altre condizioni. C'è un pianeta che attraversa lo spazio. La sua orbita è instabile, come una palla da biliardo che scivola sul tavolo alla ricerca di un bersaglio in cui scontrarsi. Solo che questa palla ha le dimensioni di Marte e sta andando a 15 km orari. Boom! Si schianta su un altro pianeta. Questo oggetto delle dimensioni di Marte si chiamava Theia e ciò con cui si è schiantato è la Terra. L'impatto ha rilasciato 100 milioni di volte più energia dell'asteroide che ha spazzato via i dinosauri. La collisione planetaria ha lanciato nello spazio tonnellate di materiale solido proveniente da entrambi gli oggetti. Ma solo uno dei corpi è sopravvissuto. Theia non esisteva più, perché fu inghiottita dalla Terra primordiale. Ma quei detriti non volarono all'infinito nel vuoto cosmico. No, è successo qualcosa di cruciale. Tutti quei pezzi solidi si raccolsero a formare una nuvola che poi la gravità schiacciò sempre di più, premendola. E alla fine è nata la nostra Luna. Così dice la teoria. Al momento dell'impatto, il Sistema Solare si stava appena formando. E questo incontro di proporzioni epiche probabilmente non sarebbe accaduto se Giove non si fosse appena formato e avesse lanciato Theia fuori dalla sua orbita e direttamente sulla Terra. Il nostro giovane pianeta ha resistito al colpo. È passato del tempo e la Terra si è evoluta. La sua superficie diventerà irriconoscibile nei prossimi 4,5 miliardi di anni. È difficile per la mente umana comprendere questa enorme quantità di tempo, quindi la renderemo proporzionale a un giorno. Se mezzanotte è quando la Terra si è formata per la prima volta dal gas e dalla polvere rimasti dopo la creazione del Sole, le 4 ore successive mostrano un pianeta senza vita. Rovente, ricoperta di lava, costantemente bombardata da asteroidi e, come abbiamo detto prima, bombardata anche da un altro pianeta. Eppure la vita trova un modo per affiorare. Vengono visualizzate le prime cellule. Sono le 4 del mattino. Alle 14.08 vediamo la forma del primo organismo unicellulare. È solo alle 20.28 che compaiono le piante marine. 20 minuti dopo, cos'è questa cosa? Una medusa! Dopo di esse il pianeta si popola di pesci, rettili, insetti. Le foreste crescono verso le 22.30. Tra le 10.56 e le 11.40 arrivano i dinosauri sulla Terra. Queste lucertole giganti hanno governato il nostro pianeta per meno di un'ora. Un minuto prima dell'estinzione dei dinosauri, alle 23.39, i primi mammiferi iniziano a sgambettare per il pianeta. Alle 11.58 e 43 secondi compaiono gli esseri umani. Nella scala cosmica delle cose abbiamo governato questo pianeta solo per un minuto e 17 secondi. Quindi ecco la domanda principale che sconcerta gli scienziati. Perché la vita sulla Terra non si è mai fermata? Aveva tutte le possibilità di finire. Perché il nostro pianeta non è diventato come Venere o Marte? Entrambi avevano un'atmosfera e oceani, oggi sono deserti senza vita. Dimentica concetti scientifici complessi e teorie sulla struttura dell'universo. Il nostro piccolo pianeta e tutti i suoi abitanti sono incredibilmente fortunati. Il professor Toby Tyrell dell'Università di Southampton ha utilizzato programmi per computer e simulazioni climatiche per risolvere l'enigma sul perché le collisioni di asteroidi e le ere glaciali non hanno trasformato il nostro piccolo pianeta in una landa desolata senza vita. Il team di ricerca non ha preso 10, 100 o 1000 pianeti virtuali simili alla Terra, bensì 100.000 per fare questo esperimento. E ognuno di quei 100.000 ha subito 100 simulazioni. Questi pianeti virtuali sono stati esposti a diversi fenomeni,
sono stati bombardati da asteroidi, congelati, esposti a epiche eruzioni di supervulcani che hanno annerito i cieli e bloccato la superficie dai raggi del sole. Solo il 9%, ovvero 8.700 di loro, ha avuto successo una volta su 100 simulazioni. Di quel gruppo, 4.500 pianeti sono rimasti abitati 10 volte. Solo su un pianeta su 100.000 la vita non si è fermata tutte 100 le volte. Se la vita è una lotteria, la Terra è stata estremamente fortunata. Nel 2009 è stato lanciato nello spazio il telescopio spaziale Kepler. Il suo compito? Cercare nel cielo notturno un frammento, 150.000 stelle, di pianeti rocciosi simili alla Terra. In 9 anni di servizio ha finito per rilevare più di 500.000 stelle. In questo periodo di osservazioni lungo oltre un decennio, Kepler ha scoperto 2.600 possibili pianeti simili alla Terra. La cosa strana è che la maggior parte di loro appartengono a un tipo che non puoi trovare nel nostro sistema solare. Hanno le dimensioni che vanno dalla Terra a Nettuno. Ma torniamo alla vera Terra. Se ti allontani dalla città e guardi il cielo, vedrai un oceano di stelle. Se sei fortunato ed è una notte limpida, potrai contare un massimo di 2.500 stelle ad occhio nudo. Eppure ci sono almeno 100 miliardi di stelle nella Via Lattea. Alcune stime ipotizzano che nella Via Lattea ce ne siano fino a 400 miliardi. Allora da dove viene questa gamma gigante? Ebbene, contare le stelle non è esattamente un lavoro facile. Gli scienziati ovviamente non enumerano ciascuna individualmente. Una, due, tre e così via. Sai quanto tempo ci vuole per contare fino a un miliardo? Oltre 100 anni. Ora moltiplicalo per 400. Invece guardano a piccole macchie di spazio e usano alcune formule scientifiche complesse per fare ipotesi plausibili di quante stelle ci siano in totale. Puoi fare tu stesso un esperimento simile. Immagina un secchio pieno di 5 kg di rocce, sabbia, terra e altri oggetti. Il tuo lavoro? Capire quante rocce ci sono in quel mix. Conteremo solo le rocce visibili dall'alto. Ottieni una stima approssimativa del loro volume e peso, quale percentuale del totale possiamo vedere e con quale calcolo puoi ottenere un numero. È esatto? Nah. Perché? Perché non puoi sapere se le pietre nel secchio sono distribuite uniformemente dappertutto o se hanno tutte le stesse dimensioni. Cosa succede se quelle in basso, se ce ne sono, sono più grandi o più piccole del modello che hai ipotizzato tu? Potrebbero avere pesi e volumi completamente diversi. Quel secchio è la nostra Via Lattea e le rocce che conti sono stelle. Il punto. Gli scienziati non possono sapere con certezza quante stelle ci siano davvero. Forse 100 miliardi o forse 4 volte tanto. Di queste, 4 miliardi sono come il nostro Sole. Con la nostra galassia, la stima più accettata per i pianeti che potrebbero potenzialmente supportare la vita è di 300 milioni. Tuttavia, come vuole la tradizione dell'inesattezza scientifica, quel numero potrebbe arrivare a 5 miliardi o più. Ad ogni modo, un sacco di immobili tra cui scegliere. E questa è solo la Via Lattea. Ma senti questo. È solo una delle 200 miliardi di galassie nell'universo osservabile. Le ricerche più recenti stimano che questo numero sia 10 volte più alto, qualcosa come trilioni di galassie nello spazio. E ne abbiamo studiate solo meno del 10%. Per quanto riguarda il numero di stelle nell'universo, gli scienziati lo hanno valutato a un settilione. Sarebbe uno seguito da 24 zeri. Ancora una volta, sono tutte stime, perché non possiamo saperlo con certezza. Finora una cosa è chiara, la nostra Terra è l'unico posto nell'universo di cui sappiamo che c'è vita, e questo pianeta ha fatto tutto il possibile per cambiarlo. Negli ultimi 540 milioni di anni si sono verificati più di 20 grandi eventi di estinzione. L'ultimo risale a 66 milioni di anni fa. Sì, è stato quello che ha fatto estinguere i dinosauri e il 75% di tutta la vita su questo pianeta, se è per questo. Un oggetto di 11 km di diametro si è schiantato sul nostro pianeta. Sarebbe andato 120 volte più veloce dell'auto più veloce. Oltre 900 miglia intorno al luogo dell'impatto, tutto ha preso fuoco. Un enorme tsunami ha investito gli oceani e miliardi di tonnellate di polvere e zolfo sono saliti nel cielo e hanno bloccato i caldi raggi del sole. Sulla Terra c'è stato un raffreddamento globale.
Poco più di 200 milioni di anni fa si è verificato un evento meno noto che ha spazzato via metà della vita sul pianeta. Molto probabilmente la colpa è dei vulcani o di un asteroide. Altre teorie dicono che il movimento delle placche tettoniche abbia innescato un'altra era glaciale. A quel tempo la Terra era governata da enormi coccodrilli, che sono scomparsi lasciando spazio a nuovi animali, i dinosauri. Ma il peggio che questo pianeta abbia mai visto è stata l'estinzione di massa del Permiano-Triassico, circa 250 milioni di anni fa. L'80% della vita marina, il 70% degli animali terrestri e delle piante, tutto sparito. I vulcani hanno eruttato una colossale quantità di lava dove si trova l'odierna Siberia e l'intero pianeta ne è stato colpito. Circa 445 milioni di anni fa, la forma di vita dominante sul nostro pianeta erano gli invertebrati marini. C'era un solo continente, il Gondwana, e le piante stavano appena iniziando a fiorire sulla Terra. Ma è successo qualcosa che ha distrutto il 75-85% di tutti gli organismi viventi. Potrebbe essere stata un'era glaciale, temperature in aumento o una teoria più audace. Alcuni pensano che potrebbe essere stata un'enorme stella che è esplosa a 6.000 anni luce dalla Terra, che ha lanciato un lampo di raggi gamma simile a un jet che ha squarciato lo spazio e la povera piccola Terra si trovava sul suo cammino. Lo strato di ozono fu immediatamente bruciato. Sì, abbiamo bisogno di questa cosa per proteggerci. Insomma, diciamo che non importa quanto questo pianeta o persino l'universo cerchi di spazzare via la vita sulla Terra, che ce l'ha fatta contro ogni previsione. La vita trova sempre un modo. Da decenni gli scienziati scoprono nuovi pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Entro il 2023 ne avremo trovati più di 5.000. E molti di questi esopianeti potrebbero potenzialmente ospitare la vita. Se siete pronti per una corsa sfrenata nello spazio, scopriamo quali sono i pianeti potenzialmente abitabili che abbiamo scoperto negli ultimi anni. LP-890-9b e LP-890-9c. Allacciate le cinture perché ci stiamo dirigendo verso LP-890-9, una stella nana rossa situata a ben 105 anni luce di distanza dalla Terra. Questa stella è piuttosto fredda rispetto al nostro Sole, in termini di temperatura, ovviamente. Ha una temperatura di circa 2593 gradi centigradi. Anche se è piccola, questa stella è piena di sorprese. Per esempio, ha due esopianeti che le orbitano attorno. Inoltre, entrambi questi pianeti sono probabilmente terrestri, cioè rocciosi, proprio come la Terra. Il primo è LP-890-9b, scoperto nel 2022 con il telescopio TESS e successivamente confermato dal telescopio Speculus. Questo pianeta è una superterra con un peso pari a circa 13 volte la massa del nostro pianeta. È anche leggermente più grande della Terra, con un raggio circa 1,3 volte maggiore. E se pensavate che l'orbita di Mercurio intorno al Sole fosse veloce, aspettate di conoscere LP-890-9b. Impiega circa 3 giorni per completare un giro intorno alla sua stella. Immaginate di addormentarvi in un gelido inverno e di svegliarvi in una calda estate. Ma il vero spettacolo è LP-890-9c. Questo è stato scoperto dal telescopio Speculus. Si trova un po' più lontano dalla stella e impiega un tempo di orbita di 2,5 volte superiore a quello di LP-890-9b. È anche un po' più grande della Terra, ma la sua vera fama è la posizione all'interno della zona abitabile della sua stella. Ciò significa che potenzialmente potrebbe avere acqua liquida sulla sua superficie e un clima adatto alla vita. Ora questo pianeta diventa un candidato privilegiato per lo studio della sua atmosfera grazie al telescopio spaziale James Webb. Ma aspettate, non è tutto rose e fiori per LP-890-9c. È anche molto vicino alla sua stella, il che significa che è pieno di radiazioni che potrebbero renderlo meno abitabile. E come se non bastasse, è bloccato da un punto di vista tidale, proprio come la nostra Luna. Ciò significa che un lato del pianeta è sempre rivolto verso la stella ed è incredibilmente caldo, mentre l'altro è sempre al buio e davvero freddo.
I modelli scientifici suggeriscono che questo pianeta potrebbe essere più simile a Venere in termini di atmosfera e clima. E Venere, si sa, non è noto per essere amichevole con gli esseri umani. Ma nonostante queste sfide, LP-890-9C è ancora un esopianeta affascinante che vale la pena studiare ulteriormente. Chissà quali segreti può nascondere. Passiamo ai prossimi candidati. GJ-12B e GJ-12C. Un team internazionale di scienziati, guidato da ricercatori dell'Instituto de Astrofisica de Canarias, ha trovato due pianeti simili alla Terra a soli 16 anni luce dal nostro sistema solare. Entrambi orbitano attorno a una stella nana rossa chiamata GJ-12. Il nostro Sole è una nana gialla, il che significa che GJ-12 è molto più freddo e più debole del nostro Sole. Ma va bene così. Entrambi i pianeti sono molto vicini alla loro stella, quindi non dovrebbero essere troppo freddi o bui. Questi pianeti, chiamati GJ-12b e GJ-12c, si trovano entrambi nella zona di abitabilità della loro stella, il che significa che potrebbero potenzialmente ospitare la vita. Inoltre, entrambi hanno una massa simile a quella della Terra. GJ-12b è il pianeta più interno e impiega circa 10 giorni per orbitare intorno alla sua stella, mentre GJ-12c ne impiega poco più di 21. Questi pianeti sono ottimi candidati per lo studio delle loro atmosfere e potrebbero anche essere obiettivi di future missioni alla ricerca di segni di vita. La cosa più importante è che questi due pianeti potrebbero potenzialmente supportare la vita, e questo è molto interessante. Inoltre, il fatto che si trovino così vicini a noi significa che un giorno potremmo visitarli. Beh, forse non noi personalmente. E forse un giorno troveremo anche della vita extraterrestre su uno di questi pianeti. Questo sì che sarebbe fuori dal mondo. Ma passiamo al prossimo. Kepler-1649c. Kepler-1649c, noto anche come l'esopianeta perduto, è stato riscoperto nel 2022 dagli scienziati grazie ai dati della sonda Kepler della NASA. Questo esopianeta si trova a circa 300 anni luce di distanza dalla Terra e orbita attorno a una piccola stella fredda chiamata Kepler-1649. Ha le stesse dimensioni della Terra e, come i precedenti, si trova nella zona abitabile della sua stella. Inizialmente i dati relativi a questo pianeta erano stati scartati. Uno speciale programma informatico chiamato RoboVetter, scritto per vagliare automaticamente i volumi di dati di Kepler, ha etichettato questo candidato come un falso positivo. In altre parole, il programma pensava che si trattasse di un errore o di un'interferenza. Fortunatamente i ricercatori ricontrollano queste cose e, ricontrollando i dati, sono riusciti a salvare il povero Kepler-1649c. Ora sappiamo che si tratta di un pianeta terrestre, proprio come la Terra. E se contiene davvero acqua, potrebbe anche esserci vita. Ma aspettate a fare le valigie. Ci sono ancora molte incognite su Kepler-1649c. Per esempio, non sappiamo come sia la sua atmosfera o che tipo di superficie abbia. È anche possibile che il pianeta sia bloccato dal punto di vista tidale, proprio come LP-890-9C. Sarebbe spiacevole. Ecco perché Kepler-1649C merita sicuramente ulteriori studi. Forse si rivelerà un luogo perfetto per avere una casa vacanze in futuro. Assicuratevi solo di portare con voi molta crema solare, perché il pianeta è molto vicino alla sua stella e le cose potrebbero diventare piuttosto calde. Kepler-1638b. Questo esopianeta si trova a circa 5.000 anni luce dalla Terra, nella costellazione di Cygnus. Si trova anche nella zona abitabile della sua stella. È stato scoperto nel 2020 dalla sonda Kepler attraverso il processo chiamato transiting. In pratica scattano una serie di foto della stella in momenti diversi. Successivamente i programmi analizzano queste foto e cercano piccole macchie e punti su di esse. Questi piccoli cali di luminosità possono significare che un pianeta è passato vicino alla stella. Kepler-1638b è un po' strano rispetto alla maggior parte degli esopianeti trovati finora.
ha una massa circa 4 volte superiore a quella della Terra e un raggio circa 2 volte superiore, il che lo rende un esopianeta super Terra. Il suo periodo orbitale è di circa 260 giorni, quindi molto vicino alla nostra Terra. E questo è fantastico! Finalmente, almeno da qualche parte, l'inverno e l'estate scorreranno normalmente. Kepler 1638b potrebbe anche avere dell'acqua liquida. Ecco perché è anche un buon candidato per ulteriori studi, per vedere se potrebbe potenzialmente supportare la vita. Speriamo di scoprire di più su questo pianeta in futuro. E infine, l'ultimo. Kepler 438b. Si tratta di un esopianeta situato a circa 640 anni luce dalla Terra, nella costellazione della Lira. È stato scoperto nel 2015 dal telescopio spaziale Kepler. Una delle cose più interessanti di Kepler 438b è la sua dimensione e la sua posizione. È grande quanto la Terra e orbita all'interno della zona abitabile della sua stella. Ma ci sono alcuni inconvenienti. Per esempio, Kepler 438b orbita intorno a una stella nana rossa, nota per i suoi alti livelli di radiazioni solari e di brillamenti. Questo potrebbe rendere la superficie del pianeta troppo ostile per la vita come la conosciamo. Inoltre, Kepler 438b ha un anno molto più breve, solo circa 35 giorni terrestri. Questo potrebbe portare a fluttuazioni estreme della temperatura sulla superficie del pianeta. Ma forse ospita forme di vita extraterrestri resistenti che si sono adattate alle sue condizioni uniche? O forse no? In ogni caso, vale sicuramente la pena tenerlo d'occhio. Questo è un piccolo elenco di esopianeti che abbiamo scoperto negli ultimi anni. Ora, grazie all'uso di nuove tecnologie, saremo in grado di trovarne di nuovi molto più spesso. Speriamo che almeno qualcuno di essi sia davvero abitato. Se prendiamo in considerazione l'intero universo, siamo certi dell'esistenza della vita solo sul nostro pianeta. Poi possiamo discutere se questa vita sia intelligente. Ma in ogni caso, non è così sorprendente che il genere umano continui a cercare forme di vita su altri pianeti. Finora i pianeti scoperti ammontano a 4.000. Ma la cosa ancora più interessante è che la NASA ha stilato un nuovo elenco di 24 pianeti che non sono solo simili alla Terra, ma addirittura migliori. Le condizioni sono così buone da creare un ambiente più confortevole di quello del nostro pianeta. Esaminiamone alcuni. KOI 5715.01, un nome facile da ricordare, vero? Questo meraviglioso pianeta si trova nella costellazione del Cigno. Ma perché è così meraviglioso? Beh, il nostro Sole è una nana gialla. Caro Sole, nonostante i tuoi sforzi per sostenere la vita, ci sono stelle che lo fanno meglio. Il pianeta KOI 5715.01 orbita vicino a una nana arancione. Le nane arancioni sono stelle leggermente più piccole del nostro Sole e una luminosità leggermente inferiore, ma non significa che vivremo nell'oscurità completa. Se il pianeta si trova più vicino al Sole e ha un'atmosfera più densa, potrebbe essere addirittura più chiaro e colorato della Terra. Il nostro Sole non ha una vita infinita. Al momento continuerà a esistere per altri 7-8 miliardi di anni, un po' più dell'età della Terra. Le nane arancioni invece possono durare da 45 a 70 miliardi di anni. Una notizia fantastica non solo perché potremo rimanere su questo pianeta più a lungo, ma anche perché i pianeti intorno a queste stelle hanno più tempo per formare la vita. L'ideale sarebbe trovare un pianeta vicino a una nana arancione che abbia circa 7 miliardi di anni. In quel caso sarebbe molto probabile trovare qualche organismo vivente. KOI 5715.01 ha circa 5,5 miliardi di anni. Potrebbe non sembrare abbastanza maturo, ma va bene. La nostra Terra è più giovane di un miliardo di anni e questo non ha impedito lo sviluppo di forme di vita. Il pianeta è molto vicino alla sua stella e si trova in una zona abitabile. Un anno terrestre equivale a 190 giorni. Immagina di andare alle elementari e di avere già la patente. Il pianeta è quasi due volte più grande della Terra. La temperatura media è di 11 gradi centigradi, leggermente inferiore alla nostra, 14 gradi centigradi. Ma probabilmente fa più caldo, perché la forte gravità aiuta a trattenere più a lungo il calore nell'atmosfera. C'è un solo problema, è lontano. Dista infatti circa 3.000 anni luce dalla Terra, ovvero 28,8 quadrilioni di chilometri. Meglio portarsi qualcosa da mangiare per il viaggio.
Ecco COI 3010.01, un pianeta vicino alla stella COI 2010, dall'aspetto molto piacevole. La temperatura media di questo pianeta è di 19 gradi centigradi, leggermente più calda della nostra, una caratteristica che gli scienziati ritengono perfetta. Sul pianeta ideale la temperatura dovrebbe essere circa 10 gradi più calda rispetto alla Terra. Più calore c'è sul pianeta, più è confortevole viverci e maggiori sono le possibilità di sviluppare la vita. Il raggio di questo pianeta è quasi una volta e mezza quello terrestre. Esiste un'atmosfera, ma ancora non siamo stati in grado di analizzarla. Probabilmente è come quella della Terra. Gli scienziati ritengono che sul pianeta sia presente un oceano che copre fino al 60% della superficie. Ottimo, perché sul pianeta ideale acqua e terra dovrebbero essere distribuite in modo più uniforme che sul nostro pianeta. Un po' più di terra significa più territorio e risorse, giusto? Ma ascolta, questo pianeta è molto simile alla Terra. La somiglianza è così evidente che gli scienziati ritengono esista l'84% di possibilità di trovarvi la vita. Certo, non necessariamente una vita intelligente, ma almeno qualche animale. Che aspetto potrebbero avere? Un pianeta molto simile alla Terra, ma con una gravità più forte. Gli animali probabilmente sarebbero grandi, ma di statura ridotta e dotati di potenti zampe. Sembrano adorabili e spaventosi allo stesso tempo. Comunque, questi pianeti conserveranno i loro misteri ancora a lungo. Per ora, per noi, sono solo microscopici puntini nello spazio. Ne conosciamo solo dettagli noiosi e non sappiamo che aspetto hanno. Dovremo aspettare diverse scoperte tecnologiche per avvicinarci e studiarli meglio. Kepler 186f. Anche questo è uno dei migliori candidati alla vita. Questo pianeta decisamente carino è stato soprannominato cugino della Terra, perché tra i due esiste una forte somiglianza. In ogni caso, sono più fratelli che gemelli. Kepler 186f ruota vicino a una nana rossa. Le nane rosse sono stelle ancora più piccole e fioche delle nane arancioni. Certo, vivono per un periodo molto lungo, ma la loro luminosità è piuttosto bassa. Tuttavia, Kepler 186f è più vicino alla sua stella di quanto lo siamo noi al Sole, quindi non dovrebbe essere troppo buio, almeno non buio pesto. Il cielo di questo pianeta sarà sicuramente di un'insolita tonalità di rosso, come i tramonti sulla Terra. Cosa ne pensi? Ti piacerebbe vivere su un pianeta con un eterno tramonto? Le sue dimensioni sono più o meno quelle della Terra. Non male, ma non perfette. Perché? Perché i pianeti più belli sono quelli più grandi e con una gravità maggiore. Probabilmente dirai, ma in un pianeta così non sarà più difficile camminare e alzarsi dal letto il lunedì? Certo, ma d'altra parte questo pianeta riuscirà a trattenere più atmosfera, che sarà più spessa e densa. Ciò significa maggiore protezione dagli oggetti spaziali, più ossigeno e più calore. Per non parlare del fatto che sui pianeti più grandi c'è più spazio per sistemarsi. Fantastico, vero? Naturalmente anche le dimensioni della Terra non sono male. Un altro fatto interessante è che l'inclinazione di Kepler 186f è simile alla nostra. Ciò significa che dovrebbero esserci stagioni stabili e un normale ciclo giorno-notte. Sai quanto è importante l'inclinazione del pianeta? Prendiamo come esempio Marte. Anche Marte si trova nella zona abitabile del Sole. Ma la sua inclinazione è instabile e di conseguenza l'intero oceano che un tempo poteva trovarsi sul pianeta rosso è completamente prosciugato. Oggi il pianeta è un enorme deserto, privo di forme di vita, almeno per quanto ne sappiamo. Vedi quanto sono importanti questi dettagli? Anche questo pianeta è lontano da noi, 490 anni luce, circa 4,8 quadrilioni di chilometri. Quindi sì, ci tocca aspettare i viaggi intergalattici. Kepler 62e e Kepler 62f. Ecco i pianeti che sono stati nominati come i più simili alla Terra prima della scoperta di Kepler 186f. In effetti, sono molto simili alla nostra Terra. Kepler 62e è circa 1,5 volte più grande della Terra, mentre Kepler 62f è solo leggermente più piccolo. Si trovano nella costellazione della Lira, a circa 1200 anni luce da noi. Entrambi orbitano attorno a una nana rossa. Un anno su Kepler 62e dura circa 122 giorni, ancora meno del primo pianeta di cui abbiamo parlato. Gli scienziati ritengono che sia 62e che 62f siano una sorta di mondi d'acqua, pianeti caldi, per lo più o completamente ricoperti d'acqua. La terraferma è composta solo da poche isole.
Un pianeta costituito interamente da isole, un sogno per alcuni. Pensa alle Hawaii, è un incubo per altri, pensa al megalodonte. Ma se sei appassionato di antichi animali marini, immagina che specie enormi potresti trovare lì. Esistono ancora molti dettagli che non conosciamo di questo pianeta. Ha una superficie? Qual è la sua composizione? E la densità? Un giorno forse saremo in grado di rispondere a queste domande. Bene, questo è tutto per le superterre. Naturalmente l'elenco è molto più lungo e puoi consultarlo su diversi siti. Questi sono solo i pianeti con caratteristiche migliori di quelle terrestri. Conosciamo però anche migliaia di altri esopianeti molto simili al nostro. Ed è probabile che su alcuni sia presente almeno una forma di vita. Sono comunque molto molto lontani, quindi al momento non abbiamo modo di verificarlo. Forse in futuro vi troveremo creature interessanti. Tagliamo la Terra a metà. Ora si vedono tutti gli strati. Ecco il nucleo interno. Qui è circa 40 volte più caldo dell'interno di un forno. Ecco il mantello, un oceano di lava bollente. Ed ecco che arriva la crosta terrestre, la superficie solida su cui vive la nostra città. Ma se guardi in alto ci sono molti altri strati oltre all'atmosfera e allo strato di ozono. Gli scienziati hanno recentemente scoperto una strana bolla che protegge il nostro pianeta dalle radiazioni. E no, non è il campo magnetico terrestre. Questa bolla è fatta di onde radio. Il nostro pianeta brilla come un albero di Natale nello spettro radio. Ma a noi interessano le onde a bassissima frequenza, quelle che ci permettono di restare in contatto con i sottomarini. Le onde radio sono come le onde luminose o le onde dell'oceano, guarda. La distanza tra i due picchi è la lunghezza d'onda. E il numero di queste onde in un certo periodo di tempo è la frequenza. Ad esempio, ci sono 10 onde in un intervallo di un secondo. Quindi riesci a dirmi la frequenza di quest'onda? Sì, sono 10 Hz. I telefoni cellulari utilizzano onde con una frequenza che va da 300 a 3000 MHz. Ora aggiungi altri 6 zeri a questo numero. Ma le onde di questa frequenza non penetrano bene attraverso le barriere. È un po' come quando perdi connessione al cellulare quando entri in un tunnel. Questo perché all'interno c'è del metallo. È un materiale conduttivo che indebolisce le onde radio. Anche l'acqua salata è una specie di conduttore, quindi se un sottomarino va abbastanza in profondità, lo spesso strato d'acqua indebolirà il segnale e non potranno comunicare. Per mantenere il segnale invieremo meno onde, ma allungate. Nello stesso lasso di tempo, la frequenza delle onde corte sarà molto più alta della frequenza delle onde lunghe. Ecco perché sono chiamate onde a bassissima frequenza. Ma a quanto pare queste onde viaggiano su tutta la Terra e persino nello spazio. È qui che le cose si fanno interessanti. Le onde si scontrano con le radiazioni solari. Pensiamo al Sole come un amico che ci dà luce e calore, ma in realtà emette anche molte radiazioni dannose. Ogni bagliore o scarica elettrica di materiale provoca un'esplosione di radiazioni ancora maggiore. Queste particelle volano verso il nostro pianeta, proprio come fanno le onde radio. Percorrono 150 milioni di chilometri dal Sole alla Terra in 8 minuti e si schiantano contro la nostra bolla, che funge da scudo. In pratica, le radiazioni del Sole si accumulano nelle fasce di radiazione attorno alla Terra. Poi il campo magnetico del nostro pianeta le intrappola. E una bolla di onde a bassissima frequenza scoperta di recente si trova proprio sotto questa fascia e ci aiuta a respingere alcune delle emissioni nocive. L'analisi di vecchi studi ha confermato che le fasce di radiazione erano molto più basse e più vicine alla Terra. Ma quando la nostra civiltà ha iniziato a usare le onde radio, queste onde hanno alzato questa fascia. Nessuno si aspettava che delle semplici onde radio avrebbero prodotto un effetto simile. Ma grazie a questo potremo proteggere gli astronauti in futuro. Quando sei sulla Terra, il campo magnetico ti protegge dalle radiazioni. Puoi vederlo fisicamente quando le particelle di vento solare cariche fanno brillare le particelle d'aria ai poli del nostro pianeta. Ciò che viene chiamato aurora boreale. La prossima volta che vedi un'aurora, sappi che in realtà è la Terra a proteggersi da alcuni raggi estremamente dannosi. Ma se sei fuori dal campo magnetico terrestre e da qualche parte nello spazio, ho una brutta notizia per te. Niente ti proteggerà. Ed è un grosso problema per gli astronauti che trascorrono mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Forse un giorno gli scienziati impareranno a creare bolle protettive di onde a bassissima frequenza attorno alle stazioni spaziali e ai veicoli spaziali. Lo stesso vale per i pianeti. Probabilmente colonizzeremo Marte, ma non ha alcun campo magnetico e non ci sarebbe nulla a proteggerci dalle radiazioni. Ma se creassimo una bolla artificiale, potremmo ridurre le radiazioni dannose. Un'altra bolla invisibile che ci protegge è l'atmosfera. Immaginiamola come una torta a strati o una cipolla. Ogni livello ha delle proprietà uniche.
lo strato più basso in cui viviamo è la troposfera. Questo strato contiene l'80% del peso di tutta l'aria del pianeta. È anche il luogo principale dove è presente il vapore acqueo. È da qui che si mette in moto ciò che noi chiamiamo meteo. Il Sole invia raggi di energia alla Terra. La superficie del nostro pianeta li riflette e riscalda l'aria nella troposfera. L'aria poi si muove e si scambia con l'aria fredda. Ed è nella troposfera, a circa 12 km di altezza, che si verifica tutto. Il vento, i cicloni, le tempeste e i tornado. Ecco perché gli aerei commerciali volano a un'altitudine di circa 10 km. Il vento e altre condizioni meteorologiche avverse difficilmente si verificano in questa zona. E l'aria qui non è così densa come sulla Terra. Volare a 1,6 km sul livello del mare è come muoversi attraverso un biscotto. È difficile. Ma a un'altitudine di 10 km, volare è come muoversi attraverso la panna montata. L'aereo non sente quasi nessuna resistenza, quindi è un vantaggio per tutti. Si risparmia carburante e i passeggeri sono al sicuro. Un paio di aspetti negativi significativi sono che fa molto freddo e non si può respirare. Fa freddo perché ci sono pochissime molecole d'aria per assorbire il calore dal terreno e trasferirlo l'una all'altra. E per lo stesso motivo non saresti in grado di respirare. Ecco perché gli aerei sono dotati di maschere di ossigeno. Andiamo qui. Questa è la stratosfera. E qui ci sono ancora meno molecole d'aria. Ed è qui che volano le sonde meteorologiche. Sono una specie di palloncini con dei computer che le persone usano per prevedere il tempo. Questa parte dell'atmosfera contiene il famoso strato di ozono. Questo è il nostro scudo contro le radiazioni ultraviolette dannose. L'ozono è quasi uguale all'ossigeno, tranne per il fatto che contiene 3 atomi. Quando un raggio ultravioletto dannoso entra nella nostra atmosfera, si schianta contro una molecola di O3. Il raggio ultravioletto scompone la molecola in O2 e un atomo di ossigeno. Il raggio stesso viene convertito in calore, ma l'ozono si rigenera rapidamente. Un singolo atomo di ossigeno si unisce all'O2 e la molecola di ozono è pronta a proteggerci di nuovo. È lo scudo invisibile che ci protegge dalle radiazioni e ha dato vita a tutta la vita sulla Terra. Con lo sviluppo della nostra civiltà, abbiamo iniziato a emettere gas freon nell'atmosfera. È ciò che usavano per tenere freddi i frigoriferi. Un singolo atomo di cloro si stacca da una molecola di freon quando è nell'aria e poi si lega a un singolo atomo di ossigeno. A causa di questo, l'ozono non poteva più rigenerarsi come una volta. Fortunatamente abbiamo iniziato a vietare l'uso di tali gas nocivi e lo strato di ozono ha iniziato a rigenerarsi. Gli scienziati si aspettano che si riprenda completamente entro metà del XXI secolo. La stratosfera termina a circa 50 km. Lo strato successivo è la mesosfera, il più freddo di tutti. In media è di circa meno 95 gradi centigradi. È 5 volte più freddo di un congelatore. Questo è lo strato dell'atmosfera in cui le meteore iniziano a prendere fuoco a causa dell'attrito nell'aria, per poi bruciare completamente. L'aria qui è troppo rarefatta perché gli aeroplani o i palloncini possano volarci, ma è ancora troppo densa per i satelliti. Questo strato non è ancora stato studiato a fondo. Lo strato successivo si estende da 90 km sul livello del mare a circa 800 km. È poco più della distanza tra Las Vegas e San Francisco. La linea di Kármán è situata in questo strato. In pratica è il confine tra il nostro pianeta e lo spazio. La termosfera è dove volano tutte le navicelle spaziali e i satelliti. È anche sede della Stazione Spaziale Internazionale. La temperatura qui è estrema. L'aria è circa 10 volte più calda di quella di un forno. E tutto a causa dell'attività solare. Ma non saresti in grado di sentire questo calore. Le molecole d'aria che trasportano il calore sono così piccole che galleggeresti tra di loro. Immagina una piscina gigante con solo 3 gocce d'acqua. Ecco com'è la termosfera. E lo strato più alto della nostra atmosfera è l'esosfera. Questo è lo strato più largo della nostra bolla d'aria. Gli scienziati ritengono che i suoi confini siano circa a metà strada dalla Luna, cioè a 193.000 km. Questo è il punto in cui la pressione delle radiazioni solari inizia a superare la gravità terrestre. Fa ancora parte della nostra atmosfera. Ciò significa che gli astronauti che hanno partecipato a varie missioni spaziali e sono stati sulla ISS, in realtà non hanno mai lasciato l'atmosfera terrestre. Mercurio ha la cattiva fama di essere sempre caldo, ma non è vero. Il pianeta non ha un'atmosfera, per cui le sue oscillazioni di temperatura sono molto forti. Quando è rivolto verso il Sole, la temperatura raggiunge i 430 gradi centigradi, ma quando è girato dall'altra parte, la temperatura scende a meno 180. Il motivo è che la Terra ha un'atmosfera che tiene sotto controllo la temperatura. Mercurio non ha questo lusso, quindi è in balia dei raggi del Sole.
Nonostante ciò, vale comunque la pena osservarlo. È vicino al Sole, il che lo rende un luogo privilegiato per studiare come le radiazioni solari influenzano i pianeti. E anche se non è esattamente ospitale per la vita, ha ancora molti misteri da svelare. Venere è spesso indicato come il pianeta gemello della Terra. Molti credono che sia un pianeta bello e lussureggiante come il nostro, ma si sbagliano. In realtà, Venere è una vera e propria diva. Ha un'atmosfera spessa che intrappola il calore e fa sì che le temperature superficiali raggiungano i 462 gradi centigradi. Insomma, lo capisco, Venere vuole distinguersi ed essere unico, ma sta esagerando. È come quell'amica che deve sempre superare tutti. Oh, pensi che la Terra sia forte? Beh, io sono l'unico pianeta che gira in senso orario. Siamo realisti, Venere non conosce limiti. Ha queste assurde nuvole di acido solforico, che piove sulla superficie e rende impossibile la sopravvivenza di qualsiasi cosa. È come se cercasse di tenere tutta l'attenzione per sé, assicurandosi che non possano esistere altre forme di vita. E la sua atmosfera è così densa e pesante che ci schiaccerebbe come un acino d'uva. Quindi sì, Venere può sembrare bello da lontano con il suo bagliore giallastro, ma non ci cascare. È una vera e propria drama queen e non riesce a condividere i riflettori con nessun altro. Basta parlare di Venere. Concentriamoci sulla vera star dello show, la Terra. Forse non abbiamo tutte le caratteristiche appariscenti di Venere, ma almeno siamo ospitali e accoglienti per tutte le forme di vita. Inoltre abbiamo la pizza. Tieniti pure le tue nuvole di acido solforico, Venere. Potresti pensare che dal momento che viviamo su questo pianeta lo conosciamo dalla A alla Z? D'accordo, allora dimmi, che forma ha la Terra? Se hai detto che è rotonda, mi dispiace, hai sbagliato. Il nostro pianeta può sembrare una sfera, ma non è una sfera perfetta. A causa della sua rotazione, il polo nord e il polo sud sono un po' schiacciati e sono più o meno piatti. L'oscillazione della Terra e altre cose fanno sì che la sua forma cambi nel tempo, ma rimane più o meno rotonda. Parliamo di Marte, il pianeta rosso che ha affascinato l'uomo per secoli. So che tutti abbiamo l'idea che Marte sia un pianeta abitabile su cui potremmo trasferirci se la Terra diventasse inabitabile, ma non è vero. Un'idea sbagliata su Marte è che abbia un'atmosfera respirabile. Anche se Marte ha un'atmosfera, è molto più sottile di quella terrestre e consiste principalmente di anidride carbonica, il che lo rende inadatto alla sopravvivenza umana senza sistemi di supporto alla vita. Quindi, se hai intenzione di fare una passeggiata sulla superficie di Marte, è meglio che tu metta in valigia delle bombole di ossigeno. Questo non significa che dobbiamo rinunciare al nostro sogno di colonizzare Marte. Chissà, forse tra qualche decennio potremo chiamare Marte la nostra seconda casa. Alcuni pensano che Giove sia un pianeta solido, ma è solo un mucchio di aria calda. Giove, infatti, è un gigante gassoso composto principalmente da idrogeno ed elio. È così massiccio che non ha nemmeno una superficie solida. Beh, pensavo che il mio letto fosse morbido, ma galleggiare su una nuvola di gas sembra ancora meglio. Inoltre, l'atmosfera di Giove si muove gradualmente verso il suo interno. Che figata! Gli anelli di Saturno sono tra le caratteristiche più affascinanti del pianeta. Un'idea sbagliata comune su Saturno è che gli anelli siano solidi. In realtà sono costituiti da innumerevoli piccole particelle di ghiaccio e roccia che orbitano intorno al pianeta. Si estendono per più di 280.000 km dalla superficie, ma sono spessi solo circa 20 metri. Le particelle che compongono gli anelli hanno dimensioni che vanno da minuscoli granelli di polvere a grandi massi. Gli scienziati ritengono che gli anelli si siano formati dai detriti rimasti dopo la formazione di Saturno e delle sue lune. Nel corso del tempo, le particelle sono state attratte dalla gravità di Saturno e hanno formato i bellissimi anelli che vediamo oggi. Presentano caratteristiche sorprendenti, come buchi causati dall'attrazione gravitazionale delle lune vicine. Ci sono anche onde e spirali create dalle interazioni gravitazionali tra le particelle degli anelli. Nonostante la loro bellezza, gli anelli di Saturno sono in costante cambiamento. Le particelle si scontrano l'una con l'altra, creandone di nuove e spezzandone altre. Ciò significa che gli anelli che vediamo oggi potrebbero avere un aspetto diverso in futuro. La prossima volta che guarderai Saturno e i suoi anelli, ricorda che stai guardando una palla di neve cosmica composta da miliardi di minuscole particelle che fluttuano intorno al pianeta. Ora, un'idea sbagliata comune su Urano è che sia un tipo pigro che non riesce nemmeno a ruotare correttamente.
La gente pensa che si limiti a ruotare su un fianco per tutto il giorno, ma non è del tutto vero. Certo, ha un asse di rotazione inclinato, ma riesce comunque a ruotare nella stessa direzione della maggior parte degli altri pianeti del nostro sistema solare. È come quell'amico che si presenta sempre in ritardo alla festa, ma che riesce comunque a divertirsi e a inserirsi nel gruppo. Ma siamo realisti, Urano rimane un po' strano. È l'unico pianeta del nostro sistema solare a ruotare su un lato. Dopotutto la diversità è il sale della vita, giusto? Perciò brindiamo a Urano, il pianeta che rifiuta di conformarsi alle aspettative di tutti. Vorrei avere anch'io il coraggio di essere così. Hai mai sentito dire che Nettuno è solo una versione blu di Giove o Saturno? Beh, è come dire che una banana è solo una versione gialla di un cetriolo. Certo, Nettuno e i suoi amici giganti gassosi condividono alcune somiglianze, ma Nettuno si distingue dalla massa per il suo bellissimo colore blu. È tutto merito del metano nella sua atmosfera. A proposito, sapevi che è il pianeta più lontano dal Sole? È così lontano che impiega quasi 165 anni terrestri per completare un'orbita intorno al Sole. Dobbiamo ammettere che si prende proprio tutto il tempo che vuole. E non dimentichiamo le sue 14 lune. Proprio così, Nettuno ha un intero entourage di lune che lo seguono come gruppi a un concerto. Forse sperano di scorgere il famoso bagliore blu di Nettuno? La prossima volta che qualcuno cercherà di dirti che Nettuno è solo un'imitazione di Giove o Saturno, potrai correggerlo con sicurezza e dire: «Scusa, ma Nettuno è un gigante gassoso unico nel suo genere, con un'elegante atmosfera blu». Sapevi che Plutone non è più considerato un pianeta? Esatto, nel 2006 l'Unione Astronomica Internazionale ha deciso di riclassificare Plutone come pianeta nano. Cosa significa? Un pianeta nano è un corpo celeste che orbita intorno al Sole ed è abbastanza grande da essere dotato di una sua gravità, ma che non ha liberato la sua orbita da altri detriti. È opinione comune che Plutone sia ancora considerato un pianeta, ma la verità è che non è abbastanza grande per esserlo. Mi dispiace, Plutone. Non preoccuparti, però. Sarai anche piccolo, ma sei ancora amato da molti. Inoltre, essere un pianeta nano è piuttosto bello. Puoi frequentare altri emarginati celesti come Cerere e Haumea. Quindi continua a orbitare, Plutone. Noi facciamo ancora il tifo per te. Buchi neri che disintegrano stelle gigantesche. Pulsar che vorticano ad incredibili velocità emettendo immensi getti di energia. Nebulose dai colori vivaci, culla di nuove stelle. Galassie di ogni colore e dimensione. Nell'universo c'è tutto questo e tanto altro. L'universo però non è infinito. C'è una barriera oltre la quale si trova il nulla assoluto. Oggi andremo a visitare quella misteriosa barriera. Per arrivarci dovremo affrontare distanze e dimensioni inimmaginabili. L'universo contiene miriadi di galassie, tra cui la nostra. E nella nostra galassia ecco il nostro piccolo sistema solare. E ancora, ecco la nostra piccola minuscola Terra. Tanti confini da superare prima di arrivare a destinazione. Ci servirà perciò un'astronave, e anche bella grande. Una capace di viaggiare centinaia di volte oltre la velocità della luce. Saliamo a bordo, avviamo i motori. 100 km sopra il livello del mare oltrepassiamo il primo confine. 10 volte più della quota di crociera degli aerei di linea. Questo confine si chiama linea di Kármán e separa l'atmosfera terrestre dallo spazio esterno. Allontanandoci sempre di più, arriviamo ai confini del nostro sistema solare. Ci siamo lasciati dietro i vari Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Siamo a 100 unità astronomiche di distanza dalla Terra, dove una UA indica la distanza tra la Terra e il Sole. Il confine del nostro sistema solare è dove termina l'eliosfera, ovvero dove i venti solari non arrivano più. Da prima i venti rallentano da 1 milione di chilometri orari alla velocità del suono. Poi in una regione chiamata eliopausa rallentano ancora, fino a svanire. Qui la nostra astronave viene investita da un'onda d'urto. Il vento interstellare colpisce a tutta forza i confini del sistema solare, creando come un'onda di risacca. Superato il confine, ci troviamo nel vuoto dello spazio interstellare. Ma non siamo da soli. Altri due veicoli costruiti dall'uomo hanno superato per primi i confini del nostro sistema solare. Le sonde Voyager 1 e 2. La Voyager 1 superò il confine nel 2004 e la Voyager 2 nel 2007. Grazie a queste sonde sappiamo che l'eliosfera non ha affatto la forma di una sfera. La sua estremità meridionale è di 10 UA più vicina al Sole rispetto a quella settentrionale. Inoltrandoci nello spazio interstellare, incontriamo presto una vera e propria barriera di massi spaziali. Dopo 200.000 UA. Eccola! Si tratta della nube di Oort,
In pratica un immenso sciame di rocce che circonda l'esterno del nostro sistema. Secondo gli scienziati è dalla nube di Oort che provengono le comete che attraversano periodicamente il sistema solare. La nostra astronave supera la nube senza problemi e ora siamo nel buio completo. La Via Lattea è ampia circa 106.000 anni luce. Con un veicolo spaziale normale servirebbero miliardi di anni per percorrere una tale distanza. Noi invece spingiamo l'acceleratore. Superiamo sistemi solari e planetari a tutta birra. In pochi minuti giungiamo al confine della nostra galassia. Qui non c'è più nessun vento interstellare, si vedono solo puntini luminosi. Ognuno di quei puntini è qualche immensa galassia lontana. Ora dobbiamo consultare le mappe e tracciare la rotta fino ai confini dell'universo. Ecco, siamo qui vicini alla Via Lattea. La nostra galassia fa parte di un ammasso chiamato Supercluster Laniakea ed è ancora come trovarsi in una piccola via di una grande metropoli. Vediamo infatti il supercluster dell'Idra Centauro. Migliaia di galassie e poco più di un puntino sulla mappa. Allarghiamoci ancora. Ecco tutto l'universo osservabile. Lo pensiamo infinito, ma in realtà abbiamo le prove che esistono dei confini. Qui a 10 miliardi di anni luce da casa. Significa che anche a velocità luce, per arrivare fin lì, impiegheremmo un tempo pari al doppio dell'età dello stesso pianeta Terra. Così tanto che nel frattempo il Sole sarà svanito o esploso in una supernova, distruggendo l'intero sistema solare. Se vivessimo così a lungo, tornando indietro scopriremmo che la nostra galassia non esiste più. O meglio, nel frattempo si sarebbe fusa con la galassia di Andromeda, formando un unico corpo celeste. Ma per fortuna la nostra astronave viaggia nell'iperspazio e in pochi secondi, boom! Eccoci arrivati a destinazione, il supervuoto di Eridano, detto anche la grande macchia fredda. Secondo gli scienziati questa regione è ciò che rimane della collisione tra il nostro universo e qualcosa di altrettanto grande. Il supervuoto di Eridano è una regione vuota e fredda, ampia quasi 2 miliardi di anni luce. Uno spazio grande abbastanza da contenere almeno 10.000 galassie, che probabilmente si è formato in seguito a qualche cataclisma inimmaginabile. Come se un altro universo si fosse scontrato col nostro. E in effetti, forse esistono altri universi. Possiamo immaginare il nostro universo come una gigantesca bolla, al cui interno si trova tutta la materia, galassie, stelle, eccetera. Ma forse esiste un numero infinito di altre bolle. Forse tutte originate dallo stesso evento, il Big Bang. Altri universi possono essere diversi dal nostro, possono avere altre galassie e nebulose, ma forse esistono tutti in dimensioni parallele. Magari nel nostro universo stamattina hai fatto colazione con i cereali, in uno parallelo hai scelto invece i fiocchi d'avena. Ogni scelta che fai nella vita può causare conseguenze differenti in un infinito numero di universi paralleli. Infiniti perché il numero di scelte è a sua volta infinito. Può darsi dunque che il supervuoto di Eridano fosse la regione di confine della nostra bolla. E che tanto, tanto tempo fa un'altra bolla abbia sfiorato la nostra. Avvicinandosi, i campi gravitazionali hanno cominciato ad interagire e i confini del nostro universo si sono distorti e deformati, mentre la stessa cosa succedeva dall'altra parte. Alla fine i due universi sono entrati in collisione, ma col tempo si sono separati nuovamente e l'altro universo può aver lasciato come traccia del suo passaggio questa gigantesca macchia vuota. Il nostro supervuoto di Eridano è forse l'unica traccia osservabile di quell'evento. Il problema è che da qualunque punto lo si osservi, per noi l'universo è sempre identico. Facciamo un esempio. Immagina di appendere a mezz'aria una palla da basket. Poi mettiamoci sopra una formica e le diciamo di trovare il limite estremo del pallone. La formica potrà scegliere un numero infinito di punti. Questo perché dal suo punto di vista è tutto identico, vedrà sempre e solo un orizzonte incurvato. La sfera rimane la stessa da qualunque punto la si osservi. La stessa cosa succede a noi quando cerchiamo di individuare il confine del nostro universo. Siccome vediamo il mondo in tre dimensioni, il nostro sguardo è limitato. Prendiamo ad esempio una figura qualsiasi a due dimensioni, magari un quadrato. Aggiungiamo la profondità, cambiamo punto di vista ed ecco che diventa un cubo. Ma se potessimo vedere le cose in quattro dimensioni, cambierebbe tutto. Forse potremmo spingere lo sguardo al di là della nostra bolla. Ma forse un modo per viaggiare in altri universi esiste. I buchi neri. I più misteriosi corpi celesti del nostro universo. La loro massa è tale da distorcere non solo lo spazio, ma anche il tempo. Come mettere un macigno sopra un tappeto elastico? La massa dell'oggetto farà incurvare la superficie sempre di più. E la massa di un buco nero è così immensa che alla sua gravità nulla può sfuggire. Ma ancora oggi non sappiamo cosa si nasconde all'interno di un buco nero.
Alcuni scienziati hanno teorizzato poi l'esistenza dei buchi bianchi, in teoria veri e propri gemelli dei buchi neri, o per meglio dire, il loro esatto opposto. Niente può avvicinarsi ad un buco bianco. Per ora si tratta solo di teoria, non esistono prove che simili oggetti esistano davvero. Però, stando alla relatività generale, potrebbero esistere. C'è un'altra teoria secondo cui i buchi neri possono essere passaggi verso altri universi. Una volta all'interno di un buco nero si viene trasportati dall'altra parte, ovvero il suo opposto speculare, un buco bianco. Significherebbe uscire dal nostro universo e finire in qualche mondo completamente diverso. E forse una prova che i buchi bianchi esistano l'abbiamo trovata. Nel 2006 è stato rilevato un insolito fascio di energia partito da circa 1,6 miliardi di anni luce di distanza dalla Terra. Il getto di energia non somigliava a niente di conosciuto come supernova o buchi neri. Alcuni hanno quindi ipotizzato che fosse la nascita di un buco bianco. Il fascio di energia era molto instabile ed è durato appena un istante, ma le caratteristiche erano simili a quelle ipotizzate durante il Big Bang. Infatti gli scienziati lo hanno chiamato Little Bang. Sei nel tuo orto a raccogliere verdure fresche quando ti imbatti in qualcosa di strano, di grosso. Spunta fuori dal terreno e quando lo estrai scopri che si tratta di un enorme uovo, grande più di quello di uno struzzo. Ma nel tuo orto non hai polli o galline e anche se fosse non potrebbero certo deporre un uovo di tali dimensioni. Ti sembra vero? Comunque lo porti in casa e costruisci una incubatrice. Dopo un paio di giorni non è successo ancora niente e la faccenda quasi ti passa di mente. Un'altra lunga giornata di lavoro nell'orto. Quando arriva la sera ti va solo di fare un bel bagno e uno spuntino. Mentre mangi però senti un rumore strano provenire dalla stanza dove c'è l'incubatrice. Non ci fai caso, pensi che si tratti magari di un topolino o chissà cosa. Il rumore però si intensifica e quando vai a controllare vedi che l'uovo si sta schiudendo. Poco dopo ecco spuntar fuori qualcosa. Fai appena in tempo a prendere il telefonino e a filmare tutto. Dal guscio fuoriesce un piccolo rettile che comincia a guardarsi intorno. La sorpresa non ti impedisce di piazzare il telefonino su un supporto per continuare a filmare. Nel frattempo vai su internet e cerchi di capire di che tipo di creatura si tratti. Escludi subito che l'animaletto sia un alligatore o un drago di Komodo. Comunque trovi degli avanzi di polpettone e li dai da mangiare al piccolo rettile. Se li pappa in un sol boccone. Il giorno dopo costruisci un piccolo terrario per tenere d'occhio l'animale. Documenti ogni movimento per diverse settimane e battezzi il piccoletto Booster. In poco tempo l'animaletto è grande già quanto un cane. Corre velocemente e spicca anche bei salti. Chissà, forse hai scoperto una nuova specie che non somiglia a un alligatore o a una lucertola. Ha le braccia cortissime e le gambe molto robuste. E fauci imponenti, data la stazza, armate anche di zanne affilate. Una sera inviti un amico a casa. Il piccolo rettile in carne e ossa irrompe nella stanza. Il tuo amico urla tutto spaventato. Hai un dinosauro! Ma tu con calma riporti Booster in garage e calmi il tuo amico, spiegandogli tutta la storia dal principio. Lui ti consiglia di contattare qualche esperto per vederci più chiaro. Il giorno dopo porti Booster dal veterinario e ti siedi in sala d'attesa. Copri la sua gabbia perché nessuno lo veda, ma il tuo cucciolo comincia a emettere strani versi. Le altre persone si allontanano. Quando arriva il tuo turno, scopri la gabbia e mostri Booster al veterinario. Il medico ha un momento di shock. Poi poggia l'animaletto sul tavolo per esaminarlo a fondo, in particolare le sue zanne affilate e i suoi artigli, e le squame. Il veterinario ti rivela che il tuo amico è un cucciolo di T-Rex. Deve rivolgersi a degli specialisti per esaminarlo meglio. In men che non si dica, ti ritrovi in un laboratorio con degli scienziati al lavoro su Booster. Resti lì in ansia mentre loro raccolgono campioni di DNA e guardano il materiale che hai filmato. Un paio d'ore dopo, gli studiosi ti confermano senza ombra di dubbio che Booster è un dinosauro. Dovranno tenerlo lì per studiarlo ancora un po'. Te ne torni a casa, un po' solo e triste. Passa qualche anno e ti sei intanto laureato in paleontologia, specializzandoti sui T-Rex. Ora lavori con gli scienziati nel monitorare Booster, diventato ormai adulto. Hai persino trovato il tempo di insegnare all'università dopo che il tuo libro Il mio T-Rex Booster è diventato un bestseller. Un giorno, rientrando dal lavoro, accendi la TV e senti subito una notizia che ti sconvolge. Enorme creatura scappa da un laboratorio appena fuori città e gira ora a piede libero. Le immagini mostrano le impronte dell'animale, diretto verso i boschi.
ricevi una telefonata dal laboratorio. Devi raggiungerli immediatamente. Gli scienziati ti raccontano l'accaduto e ti pregano di accompagnarli in cerca del dinosauro fuggitivo. Salti su un fuoristrada e parti dritto verso la foresta. Un paio d'ore dopo arrivi nel punto dell'ultimo avvistamento di Booster. Cerchi di seguire le impronte a piedi, ma la pioggia battente ha cancellato quasi tutte le sue tracce. Gli scienziati intanto cercano di rintracciarlo attraverso il localizzatore impiantato sotto la pelle, ma non funziona. Cercano allora di attirare Booster con del cibo. Le ore passano, ma lui non si fa vedere. Quando ormai è notte fonda, ecco che senti uno strano rumore distante. Tutti saltate in piedi, immediatamente allerta. Vi nascondete e aspettate, quando ecco apparire una grossa sagoma lunga quanto un bus. Un T-Rex adulto poteva raggiungere i 12 metri di lunghezza e superare i 3,5 metri di altezza. Il dinosauro si avvicina circospetto e annusa l'esca. Dopo qualche istante, se ne va. Saltate tutti fuori dai vostri nascondigli e prendete a corrergli dietro. L'esca è stata arricchita da un potente sonnifero che avrebbe dovuto intorpidire l'animale per ricondurlo in tutta sicurezza in laboratorio. Ma il dinosauro ha fiutato subito la trappola. Malgrado le dimensioni, un T-Rex non era un gran corridore. Poteva correre al massimo 20 km orari, non abbastanza per seminare gli umani. Booster però riesce a guadare un fiume e a scomparire tra gli alberi. L'ostacolo si rivela insormontabile per tutta la tua squadra. Bisogna fare il giro lungo, attraverso le montagne. Una gran fatica, visto che tutti si portano dietro le attrezzature per catturare il T-Rex. Dall'alto delle montagne, però, puoi osservare tutto il bosco. E vedi degli alberi che sembrano muoversi. Il dinosauro è lì e si sposta verso nord. Per raggiungerlo, bisogna però prima scendere rapidamente dalla montagna. Ma una persona del tuo gruppo scivola e cade. Meno male che c'era la corda di sicurezza. Dopo aver aiutato la donna a tirarsi su, continuate a camminare fino a raggiungere una grotta. Indossate i caschi con le torce e vi avviate all'interno. Più penetrate in profondità, più le pareti si restringono, finché siete costretti ad avanzare carponi. Le rocce sono affilate e c'è acqua dappertutto. Là dentro è facile perdersi. La grotta inizia a tremare e tutti vi affrettate a superare il punto più stretto. Finalmente tornate all'esterno ed è allora che scopri che la causa del tremore era proprio il tuo T-Rex, che stava camminando lì fuori. Appena vi vede, comincia a corrervi incontro. Presi dal panico, correte a rifugiarvi dentro la grotta. Il T-Rex vi raggiunge e cerca di azzannarvi. Ma a quel punto siete già tutti al sicuro nella grotta. Finché ti viene in mente un'idea e urli. Booster! Incredibilmente la creatura sembra calmarsi. Ti fai allora coraggio ed esci fuori, nonostante gli altri cerchino di trattenerti. Ora sei lì ad affrontare l'enorme creatura, che ti fissa. Allora ti avvicini lentamente, senza fare movimenti bruschi. Gli altri trattengono il fiato e Booster sembra nervoso. Comincia ad agitarsi e a ruggire, ma tu cerchi di tranquillizzarlo. Alla fine si calma e ti si avvicina. Riesci ad appoggiargli una mano sulla testa, accarezzandolo. Ma proprio in quel momento, qualcuno dei tuoi compagni fa un passo e spezza un ramoscello. Il rumore fa scappar via il T-Rex. Sei su tutte le furie. Bisogna rifare tutto da capo. Passano altre ore e finalmente sorge il sole. Siete tutti così stanchi che quasi siete sul punto di svenire e decidete di tornarvene a casa. Ma proprio quando state per risalire in macchina, vi arrivano dei messaggi. Un gigantesco T-Rex è entrato in città. Arriva a prendervi un elicottero in fretta e furia, ma non c'è posto per tutti. Altri membri della tua squadra devono restare lì, in attesa del prossimo trasporto. Il T-Rex si getta nel traffico cittadino. La gente corre per mettersi in salvo. Ci sono decine di reporter che filmano la scena. Tante altre persone stanno postando tutto sui social. Il dinosauro irrompe in un centro commerciale, distruggendo tutto. Il tuo elicottero atterra e, mentre ne esci, pensi a un modo per calmare l'animale. Corri verso il centro commerciale, ma il T-Rex è già scappato via, uscendo dall'altra parte dell'edificio. Fai perseguirlo, ma proprio allora ti arriva una telefonata. I tuoi colleghi rimasti nel bosco hanno avvistato di nuovo il tuo T-Rex. E ci sono persino dei video che lo dimostrano. Significa che di rettili preistorici giganti in giro ce ne sono due. Dalle creature
creature più piccole a quelle colossali, tutti gli animali scappano da un muro di fuoco che si muove nella loro direzione. La temperatura aumenta e tutto intorno inizia ad ardere. Presto, molti animali e piante sulla Terra cesseranno di esistere. Queste sono le conseguenze dell'impatto di un asteroide sul pianeta. Ma se i dinosauri avessero avuto le nostre capacità di pensiero, avrebbero potuto indovinare cosa sarebbe successo. Questo asteroide era visibile nel cielo un anno prima dell'impatto. Un anno all'impatto. Senza l'inquinamento luminoso delle città, il cielo notturno è pieno di luci. Alcuni sono pianeti che riflettono la luce del sole, come Marte, ma uno è un asteroide. In seguito sarà chiamato Chicxulub Impactor, dalla regione dell'odierno Messico dove è stato scoperto l'enorme cratere. L'asteroide sembra una stella, ha la stessa luminosità di Nettuno. Si potrebbe anche fotografarlo con una macchina fotografica di alta qualità, se solo i dinosauri avessero i pollici. Attraversa l'orbita di Giove. Da questa distanza la Terra appare come un pallido punto blu. Un mese all'impatto. L'asteroide è diventato molto più luminoso. Ora è il punto più brillante nel cielo notturno, dopo la Luna. L'asteroide attraversa l'orbita di Marte. La sua coda, composta da polvere e gas, sta diventando sempre più lunga. Ora è lunga due volte la distanza dalla Terra alla Luna. Una settimana all'impatto. La coda dell'asteroide è 5 volte la distanza dalla Terra alla Luna, ma i dinosauri non ne apprezzano la bellezza. Per loro è solo un altro punto luminoso nel cielo notturno. Se questo asteroide stesse volando verso la Terra ora, gli scienziati potrebbero calcolare, con un chilometro di scarto, il punto di impatto. Potremmo far evacuare gli abitanti della zona, evitando la catastrofe. Un giorno all'impatto. Il Chicxulub Impactor è ora l'oggetto più luminoso del cielo, in assoluto. La luce che lo circonda, chiamata alone, sembra addirittura più grande della Luna stessa. L'asteroide attraversa l'orbita della Luna. Appare come un punto luminoso che lascia una scia di cenere dietro di sé. Un'ora all'impatto. La luce del Chicxulub Impactor è più luminosa della Luna piena e i suoi movimenti si scorgono a occhio nudo. Le notti sulla Terra non sono più buie. Solo ora i dinosauri diventano ansiosi. Tutti gli animali della Terra iniziano a cercare riparo. 10 minuti all'impatto. L'asteroide attraversa l'orbita della Terra. Migliaia di frammenti della sua coda cadono sul pianeta. Sembra una pioggia di meteoriti. Per fortuna questi frammenti sono troppo piccoli. Bruciano tutti nell'atmosfera prima di raggiungere la superficie del pianeta. L'asteroide si avvicina al Sud America. Se qualcuno stesse guardando l'evento dall'Europa, ammirerebbe un catastrofico tramonto. Il punto luminoso del Chicxulub Impactor cade dietro l'orizzonte. 2 minuti all'impatto. I dinosauri ne vedono facilmente la forma. Se sapessero come farlo, potrebbero anche stimarne le dimensioni. Ha un diametro di circa 10 km, cioè quasi come l'isola di Manhattan. Il gigante pesa 7 kg, seguito da 15 zeri. Sta volando verso la penisola dello Yucatan a una impressionante velocità di 12 km al secondo. A quella velocità si potrebbe andare da New York a Los Angeles in circa 10 minuti, ma probabilmente bruceremmo durante il tragitto. 10 secondi all'impatto. Il Chicxulub Impactor si avvicina al suolo. Qualche metro e... bam! Il cielo notturno diventa improvvisamente bianco. Il flash è così luminoso che il sole non è più visibile. L'impatto dell'asteroide provoca una potente esplosione che viene sentita dall'altra parte del globo. L'enorme asteroide brucia per l'attrito con l'aria. Si riscalda e si frammenta in migliaia di pezzi che piovono sulla Terra. Dopo alcuni secondi, la parte più grande del meteorite colpisce il suolo. La sua massa e la sua velocità forniscono al Chicxulub Impactor un'enorme quantità di energia. Nel momento successivo, un'esplosione potentissima scuote il terreno. L'onda d'urto del meteorite si diffonde dal luogo dell'impatto. Strappa enormi pezzi di terra e alberi e li spinge a terra come tessere di un domino. La temperatura dell'onda d'urto è così alta che intorno al luogo dell'impatto tutto viene avvolto dalle fiamme. L'energia della collisione penetra anche nelle profondità del pianeta, provocando i terremoti più forti nella storia della Terra. Questi, a loro volta, generano tsunami con onde alte quanto l'Empire State Building. 5 minuti dopo l'impatto. Il meteorite lascia un enorme cratere, largo quanto il lago Huron e profondo da contenere 2 Everest e mezzo.
I dinosauri corrono, nel panico. Cercano di trovare riparo verso il Nord America, ma la maggior parte di loro non ce la fa ad attraversare territori paludosi sconosciuti. Un altro pericolo è la pioggia di meteoriti. Centinaia di tonnellate di cenere e detriti si alzano in aria. Riscaldati dalle alte temperature, cadono sulla Terra sotto forma di lava liquida. Cenere e fumo riempiono l'atmosfera e bloccano i raggi del sole. La Terra precipita nell'oscurità. Per diverse settimane il pianeta sarà al buio. Cadranno piogge acide, senza sosta, sulla sua superficie. Gli strati sotterranei della penisola dello Yucatan erano ricchi di zolfo. L'energia dell'esplosione lo fa evaporare. Si raffredda nell'aria, raccogliendosi in nuvole e gocciolando a terra. Gli animali sopravvivono all'impatto, ma l'estinzione di massa continua per mesi. La collisione fa precipitare la terra nell'oscurità, spazzando via le piante che si nutrono di luce. I dinosauri, che a loro volta si nutrono di piante, perdono la loro fonte di cibo e scompaiono. Ma i dinosauri erbivori sono il pasto principale dei carnivori, e ora dinosauri come il T-Rex non hanno da mangiare. Presto si estinguono anche loro. In altre parole, non è stato un meteorite a spazzare via i dinosauri, ma la fame e il cambiamento climatico. Meteoriti di queste dimensioni cadono ogni 100 milioni di anni. Ciò significa che un evento del genere potrebbe ripetersi. Gli umani sopravvivrebbero? Oggi controlliamo anche lo spazio più remoto. Un asteroide delle dimensioni del Chicxulub Impactor non sarebbe una sorpresa per gli astronomi. In generale, gli asteroidi con un diametro di più di 140 metri sono considerati pericolosi. Sapendo che un oggetto spaziale si sta avvicinando alla Terra, costruiremmo rifugi pieni di cibo e acqua. Quando l'asteroide sarà abbastanza vicino, potremo aspettare l'impatto e le sue conseguenze all'interno. Ma quando la gente tornerà in superficie, vedrà città e paesi distrutti. Il nostro pianeta sarà un deserto senza vita. Ecco perché abbiamo bisogno di un'alternativa, ovvero prevenire l'impatto. Abbiamo a disposizione molte opzioni, a seconda delle dimensioni e del materiale dell'asteroide. Secondo la NASA, il modo più efficace è usare un'astronave abbastanza grande e pesante. Quando si troverà a distanza ravvicinata con l'asteroide, gli scienziati sceglieranno la traiettoria ideale, facendola schiantare contro l'oggetto spaziale. Una potente collisione cambierà la rotta dell'asteroide, spingendolo oltre la Terra. Sarà più semplice modificare la traiettoria dell'asteroide lontano dalla Terra. Un'altra opzione prevede un'esplosione controllata sulla superficie dell'asteroide. La prima legge del moto di Newton ci verrà in soccorso. Se un corpo si muove a velocità costante in linea retta, continuerà a muoversi in quel modo, a meno che non sia turbato da una forza esterna. Quindi, provocando un'esplosione, l'asteroide cambierà la sua traiettoria, in base alla quantità di forza applicata. Possiamo anche far esplodere l'asteroide dall'interno. In questo caso non ci sarà bisogno di cambiare la sua traiettoria. Trasformeremmo un enorme pezzo di roccia in un mucchio di frammenti più piccoli, che bruceranno nell'atmosfera e non faranno danni al pianeta. Un'ipotesi più estrema prevede un rimorchiatore gravitazionale. Ogni oggetto pesante ha una sua forza e campo gravitazionale. Il nostro obiettivo sarà inviare una navicella spaziale verso l'asteroide e farla orbitare intorno. L'asteroide attirerà l'astronave, ma i motori opporranno resistenza. Come risultato, la nave attirerà lentamente l'asteroide verso di sé. Questo metodo richiederà più tempo, ma gradualmente la traiettoria dell'asteroide cambierà e non si schianterà sulla Terra. Potremmo anche usare l'energia solare. Costruiremmo una stazione spaziale con un sistema di lenti di ingrandimento giganti, direzionando quella stazione vicino al Sole. Qualora dovessimo individuare un asteroide, punteremmo le lenti nella sua direzione, concentrando il raggio sul corpo spaziale. Il calore del Sole farà evaporare il materiale dell'asteroide, cambiandone la traiettoria. Viaggiamo indietro nel tempo. È difficile. Voliamo nel Medioevo, alla prima civiltà umana, verso gli antenati dei primi esseri umani, i dinosauri, i primi animali terrestri, le antiche creature marine e così via, fino all'inizio dei tempi. Ed ecco, questa nebulosa è il nostro sistema solare. In questo momento è solo una nuvola di polvere multicolore di idrogeno ed elio che gira. Questa nuvola ha iniziato a restringersi e a diventare più densa. C'è una teoria secondo cui ci sono state esplosioni di supernova vicino alla nostra nebulosa, le cui onde d'urto l'hanno schiacciata in diversi punti, finché il centro della nuvola è diventato troppo pesante.
L'enorme peso ha scatenato reazioni nucleari a catena partite proprio dal centro di questa nuvola. La nuvola si è riscaldata fino a brillare. Presto ha preso la forma di una sfera densa ed è così che è nato il nostro Sole. È successo circa 4,5 miliardi di anni fa. Il nostro pianeta non esiste ancora. C'è solo un disco di polvere e detriti spaziali in orbita intorno al giovane Sole. Questi pezzi di detriti si stanno fondendo gradualmente e stanno diventando sempre più pesanti. Diamo un'occhiata al centro di questo agglomerato di asteroidi. Il peso totale dei detriti comprime la regione centrale a tal punto che vi si forma un denso nucleo metallico. L'enorme pressione riscalda il nucleo e la temperatura al centro della giovane Terra raggiunge quasi 6.000 gradi centigradi. C'è un nucleo liquido intorno a quello solido che crea il campo magnetico del nostro pianeta. Ora, quando la radiazione del Sole e del vento solare raggiungono la Terra, si frantumano in uno scudo sotto forma del nostro campo magnetico. Il nostro pianeta brucia. Sembra una palla di lava. Poi inizia a raffreddarsi, formando una crosta solida. A questo punto, all'orizzonte appare un altro protopianeta. Sembra più un asteroide, delle dimensioni di Marte. Questo enorme pezzo di detriti vola verso di noi. Colpisce la giovane Terra a un angolo tale da far cadere una parte del nostro pianeta verso l'esterno. I detriti si rompono in più pezzi e si fermano nella nostra orbita. Dopo un po' si uniscono per formare la Luna. Come risultato di questa collisione, la Terra inizia a ruotare molto velocemente. Un giorno dura circa 5 ore, invece delle attuali 24. Ma la Luna è abbastanza pesante da rallentare la rotazione del nostro pianeta con la gravità. Ora la Terra non sembra un luogo ospitale. Le forze gravitazionali della Luna penetrano in profondità nella Terra e causano una maggiore attività vulcanica. Inoltre, cadono costantemente meteoriti, causando frequenti esplosioni in superficie. Oh! Il gas che esce dai vulcani forma la nostra atmosfera. Il ghiaccio che è stato portato sul nostro pianeta dai meteoriti evapora. Il vapore sale e si trasforma in piogge. Questa acqua piovana cade in superficie, raffreddando la lava e formando i primi laghi e fiumi. Per diverse centinaia di milioni di anni, la Terra assomiglia alla superficie di Venere. È un posto senza vita che ospita vulcani, in cui ci sono piogge acide, ma niente ossigeno per respirare. Il Sole non era così luminoso come adesso. Inoltre, i suoi raggi riuscivano a malapena a passare attraverso tonnellate di polvere vulcanica nell'atmosfera. Ma circa 3,7 miliardi di anni fa, qui è apparsa la prima forma di vita, organismi unicellulari che non avevano bisogno di ossigeno. Sono apparsi nelle parti calde e poco profonde dell'oceano, vicino alla riva. Questi batteri hanno regnato sulla Terra per quasi 2 miliardi di anni, durante l'eone Archeano, lasciando le stromatoliti, pilastri di terra sul fondo di acque calde e poco profonde. Sono il prodotto di organismi semplici e batteri, evolutisi finché non hanno imparato la fotosintesi. I batteri hanno iniziato a produrre ossigeno assorbendo l'energia della luce solare. Questo ossigeno iniziò con l'ossidare le rocce, per poi riempire l'atmosfera. Inoltre, in questa fase sono apparse le prime alghe, anch'esse produttrici di ossigeno. Questo evento è chiamato catastrofe dell'ossigeno e ha causato la scomparsa di quasi tutti gli organismi viventi dalla faccia della Terra. Per gli organismi semplici, l'ossigeno era tossico e i resti di batteri e microorganismi affondavano sul fondo dell'oceano. Molti milioni di anni dopo, questi resti sono stati riciclati e sotto la fortissima pressione dell'acqua e della crosta terrestre si sono trasformati in petrolio. L'eone Archeano terminò con questa catastrofe circa 2 miliardi e mezzo di anni fa. Allo stesso tempo, sulla Terra si sono formati i continenti, che in seguito sono andati alla deriva negli oceani, staccandosi e formando un supercontinente. Ma per ora, metano e anidride carbonica costituiscono ancora la maggior parte dell'atmosfera. Causano l'effetto serra e l'aumento delle temperature sulla Terra. Ma l'emergere dell'ossigeno ferma l'effetto serra e la temperatura sul nostro pianeta diminuisce. Inizia un'era glaciale, la cosiddetta glaciazione uroniana, durata dai 2,4 ai 2,1 miliardi di anni fa. Gli scienziati ipotizzano che il nostro pianeta fosse quasi completamente coperto di ghiaccio in quel momento, anche all'equatore. Un enorme cambiamento se si considera che 2 miliardi di anni fa il nostro pianeta era una palla di lava. Durante la glaciazione uroniana, la Terra era più simile al satellite di Giove, Europa.
anche lì c'è una spessa crosta di ghiaccio sotto la quale c'è un oceano liquido riscaldato dal nucleo. L'evoluzione del Sole ha salvato il nostro pianeta. Dalla sua nascita, 4,5 miliardi di anni fa, è diventato più grande e più caldo. Quindi, dopo 300 milioni di anni di era glaciale, la Terra iniziò a riscaldarsi. Ma quasi tutta la vita era stata spazzata via e l'evoluzione dovette ricominciare da capo. Circa 1 miliardo di anni fa, tutti i continenti del nostro pianeta erano assemblati in un ipotetico supercontinente, Rodinia. E tutti gli oceani formavano il colossale oceano di Mirovia. 750 milioni di anni fa, quel continente si ruppe, ed enormi pezzi di terra andarono alla deriva sul pianeta. Piante complesse e microorganismi multicellulari sono apparsi proprio in quel momento. Ma gli unici abitanti dell'oceano non erano solo alghe, spugne e funghi. Questa è la Spriggina, una specie di vermi delle dimensioni di un dito umano. Abbiamo resti di questi animali di circa 550 milioni di anni fa. 541 milioni di anni fa iniziò l'eone Fanerozoico. L'evento principale in quel momento è stata l'esplosione cambriana. Sulla Terra iniziò a sbocciare la vita e apparve una grande varietà di organismi viventi. Molluschi ed echinodermi, come stelle marine ricci di mare. Gli organismi viventi si sono evoluti, sviluppando non solo uno scheletro interno, ma anche uno esterno, come i trilobiti. Alcuni potevano raggiungere 1 metro di lunghezza. I loro gusci protettivi suggeriscono che ci fossero predatori negli oceani. In quel momento iniziò a formarsi una catena alimentare. Nello stesso momento, i continenti alla deriva si fusero di nuovo. Questo supercontinente aveva una forma diversa e si chiamava Pannozia. Successivamente si separarono di nuovo e iniziarono a scontrarsi tra loro, fenomeno che ha portato alla formazione di catene montuose. Quindi i continenti si incontrarono per l'ultima volta e formarono il gigantesco supercontinente Pangea, circa 335 milioni di anni fa. Qui possiamo già vedere il profilo dei continenti moderni Africa, Nord e Sud America, Australia ed Eurasia. Apparve una delle più grandi creature marine mai viste, il Dancleosteus. Alcuni potevano essere lunghi quanto uno scuolabus e pesare quanto un grande SUV. La Terra aveva un clima caldo e umido, che favoriva la crescita più rapida di felci e altre piante, le quali potevano raggiungere l'altezza di un edificio di 3 piani. E per la prima volta nella storia della Terra, alcuni animali lasciarono l'oceano e raggiunsero la terraferma. Animali come l'Elgin Herpeton e l'Ittiostega. Ad ogni modo, all'inizio vivevano solo sulla costa, perché la loro pelle non era adatta a un'esposizione costante alla luce solare. Inoltre, avevano problemi respiratori. I primi animali sulla terraferma avevano sia branchie che polmoni, ma i polmoni erano sottosviluppati, quindi dovettero tornare in acqua. Milioni di anni dopo, questi animali si sono evoluti in anfibi più avanzati. Sebbene non fossero più grandi di normali lucertole, potevano già vivere completamente sulla terraferma. Ma questo sbocciare della vita si concluse con una nuova era glaciale. I ghiacciai dai poli si insinuarono lentamente verso l'equatore. Gli animali non erano preparati a fronteggiarli e la maggior parte non è sopravvissuta a questo evento. Ma 290 milioni di anni fa l'evoluzione ha ripreso il controllo e hanno cominciato ad apparire animali terrestri più evoluti. A poco aumentarono di dimensioni, si moltiplicarono e diedero vita a nuove specie, come lo scutosauro e il gorgonopsi. Neanche questo periodo durò a lungo. Solo 40 milioni di anni dopo, a causa di eventi sconosciuti, il 95% di tutti gli organismi viventi sulla Terra smise di esistere. Potrebbe essere stato a causa di un meteorite gigante o di una maggiore attività vulcanica. Inoltre, un'ipotesi afferma che potrebbe essere stato il rilascio di metano dal fondo dell'oceano. Dopo questa estinzione, iniziò l'era mesozoica. È allora che sono apparsi i dinosauri, scrivendo una nuova pagina della storia della Terra. Grandi branchi di dinosauri stanno correndo attraverso la foresta. La temperatura sta salendo rapidamente e dietro di loro tutto prende fuoco. Alcuni dinosauri rimangono bloccati nelle paludi e non riescono più a uscirne. Gli pterodattili volano sopra le loro teste mentre cercano di evitare l'onda d'urto che presto coprirà la Terra. Questo evento è accaduto circa 66 milioni di anni fa e ha spazzato via quasi tutti gli esseri viventi della Terra. Insieme a poche altre specie, gli uccelli e alcuni rettili
missili volanti sono riusciti a sopravvivere all'estinzione più massiccia di sempre. Ma vediamo nel dettaglio il primo uccello mai esistito, l'Archaeopterige. Aveva le dimensioni di un corvo, ma sembrava più un piccolo dinosauro con le piume. Aveva tanti piccoli denti conici, come gli alligatori. Questo perché l'Archaeopterige era più vicino ai rettili che agli uccelli. Tuttavia, il suo cervello era 3 volte più grande di quello dei rettili. Sebbene avesse delle ali piumate, non poteva volare come gli uccelli moderni. Le articolazioni delle spalle non gli permettevano di sollevare le ali sopra la schiena, quindi non poteva batterle del tutto. Probabilmente l'Archaeopterige era in grado di planare. L'evoluzione ha creato poi altre specie più evolute, in grado di volare. L'Opterodattilo. Questa creatura non aveva piume, ma membrane fatte di pelle e muscoli. La sua apertura alare era all'incirca della lunghezza di una gamba umana. Poteva volare e catturare pesci e piccoli animali. Sebbene i rettili volanti fossero molto più veloci dei predatori terrestri, come i Velociraptor e i T-Rex, la maggior parte non è sopravvissuta all'impatto del meteorite gigante. Diamo un'occhiata a questo evento nel dettaglio, per vedere come si sono evoluti fino ad oggi. 10 minuti prima dello schianto del meteorite. Un'enorme roccia delle dimensioni dell'isola di Manhattan si sta muovendo verso la Terra. Pesa 460 trilioni di tonnellate. Sono come 3 trilioni di balene blu, i mammiferi più pesanti mai vissuti sulla Terra. E si sta avvicinando al nostro pianeta a 19 km al secondo. A questa velocità potrebbe attraversare l'Oceano Atlantico in soli 4,5 minuti. È 2 volte più veloce di una moderna navicella spaziale. 5 secondi prima dello schianto del meteorite. Oh, che ansia! La forza gravitazionale della Terra continua ad attirare il gigantesco meteorite. Fa un buco nella nostra atmosfera, creando un boato così forte che si sente su tutto il pianeta. Tutti gli animali sulla Terra si svegliano in preda al panico. Alzano la testa e vedono un'enorme roccia che inizia a bruciare nell'aria. Frammenti più piccoli iniziano a staccarsi dal meteorite principale. Questa fiamma è così luminosa che brilla quasi come il sole. I rettili volanti e altri antenati degli uccelli moderni sono i primi a percepire il pericolo. Si alzano in volo e cercano di allontanarsi il più possibile dal luogo dell'impatto. Il momento dell'impatto. La massa e la velocità del meteorite gli conferiscono un'enorme quantità di energia. Non appena tocca terra, provoca un'esplosione pari a 150 trilioni di tonnellate di TNT. L'onda d'urto strappa letteralmente frammenti del nostro pianeta e li getta in aria. Un enorme muro di energia inizia a muoversi dal punto di impatto in tutte le direzioni. Gli alberi vengono sradicati dal suolo e buttati a terra. L'onda d'urto avvolge completamente il nostro pianeta. Questa energia si trasforma in calore. Intorno al luogo dell'impatto ci sono vaste fiamme e in pochissimi secondi giungle verdi e alberi si trasformano in carbone fumante. Il terreno e le rocce evaporano. La collisione causa un terremoto devastante. Le crepe sono talmente grandi che i dinosauri ci cascano dentro. Il terremoto causa un gigantesco tsunami, con onde più alte dell'Empire State Building. I dinosauri che non sono intrappolati nelle foreste in fiamme vengono spazzati via dalle onde dello tsunami. I dinosauri del Nord America cercano rifugio a nord, ma l'onda d'urto li raggiunge. I terremoti e gli tsunami non sterminano i rettili volanti. Volano abbastanza in alto per evitare le onde, ma devono fare i conti con i detriti del meteorite che cadono ovunque. 5 minuti dopo lo schianto del meteorite. Una pioggia di frammenti giganteschi di roccia continua a cadere sulla Terra. Alcuni frammenti hanno le dimensioni di un'auto, altri sono più come un grande edificio. Cenere e polvere si alzano in aria. La temperatura è così alta che tutto si trasforma in lava liquida, che poi ricade a terra, provocando altri incendi. La pioggia di frammenti causa problemi anche ai rettili volanti. Devono schivare le rocce roventi. Anche le alte temperature sono un grosso problema, perché rischiano di ustionare le ali a questi rettili. E senza piume non saranno più in grado di volare. 10 ore dopo lo schianto del meteorite. Per tutto questo tempo, i dinosauri si sono diretti verso nord. Si ritrovano in un territorio sconosciuto, dove ci sono molte paludi. I dinosauri giganti come il T-Rex hanno gambe lunghe quanto un uomo adulto, quindi sono in grado di attraversare le paludi. Ma se cadono, non possono più rialzarsi. I dinosauri più piccoli, come il Triceratopo, hanno gambe corte e non possono attraversare le fitte paludi. 1 mese dopo lo schianto del meteorite, 15 trilioni di tonnellate di cenere vengono rilasciate nell'atmosfera. Una nuvola gigante blocca i raggi del sole e la Terra si ritrova nell'oscurità completa. Le piante non hanno più l'energia solare e smettono di produrre ossigeno.
I dinosauri fanno fatica a respirare a causa della mancanza di ossigeno, ma anche per la grande quantità di polvere. La mancanza di raggi solari fa scomparire anche il fitoplancton. Molti animali marini rimangono senza la loro unica fonte di cibo. La polvere e la cenere nell'atmosfera impediscono al nostro pianeta di ricevere calore dal sole e la temperatura inizia a scendere. Il luogo in cui è caduto il meteorite era ricco di zolfo e al momento dell'impatto questo acido tossico è evaporato, trasformandosi in nuvole e provocando piogge acide. I dinosauri, o meglio i rettili volanti, devono nascondersi da queste piogge. Rimangono nelle caverne e non possono uscire per procurarsi del cibo. Fino a questo momento è sopravvissuto un gran numero di dinosauri e di rettili volanti. Escono per vedere le conseguenze del disastro. Il luogo dell'impatto è nell'attuale Messico, nella penisola dello Yucatan. Qui si trova il cratere di Chicxulub. È largo circa 150 km, la metà del lago Michigan, ed è profondo 19 km. Ci potresti immergere tutto il Monte Everest e ci sarebbero ancora 10 km di spazio disponibile. Non è stato l'impatto in sé a far fuori i dinosauri. Il fuoco ha distrutto la maggior parte delle piante che erano fonte di cibo degli erbivori. Senza cibo, questi dinosauri si sono estinti rapidamente e nemmeno i predatori avevano da mangiare. Le piogge acide e la scomparsa del fitoplancton hanno messo a dura prova tutta la vita marina. E anche se gli uccelli sono riusciti a evitare l'onda d'urto e lo tsunami, erano comunque a corto di cibo. Circa l'80% di tutti gli uccelli si è del tutto estinto. Il problema era che tutte le foreste erano state spazzate via. La maggior parte degli uccelli nidifica e vive sugli alberi. Inoltre le foreste erano piene di cibo, dalle formiche alle termiti, a insetti volanti e topolini. Quindi solo quelle specie che vivevano sulla terraferma, ma che potevano anche volare, sono sopravvissute. Molto probabilmente si sono nutrite di semi per sopravvivere. Questa dieta ha fatto sì che questi dinosauri perdessero i denti. Invece di mascelle forti e denti aguzzi, hanno sviluppato becchi lunghi, capaci di afferrare minuscoli semi. E anche se in quel periodo la Terra sembrava un posto terribile dove vivere, gli uccelli sono riusciti a evolversi. Hanno percorso lunghe distanze per cercare il cibo. Le ali sono diventate più forti e non c'erano più grandi predatori a dargli la caccia. Nessun T-Rex che potesse prenderli alla sprovvista. Circa 1000 anni dopo la collisione appaiono le prime fitte foreste e c'è un'altra grande spinta nell'evoluzione. 1 milione di anni più tardi, le foreste sono piene di cibo e popolate dagli antenati dei moderni uccelli topo. 65 milioni di anni più tardi, nella nostra era, ci sono circa 10.000 specie di uccelli. Piccioni, corvi, aquile e falchi, persino i pinguini. Sì, sono tutti discendenti dei dinosauri, ma sono sopravvissute altre creature. Alcuni antenati dell'alligatore e del coccodrillo sono stati in grado di adattarsi alle nuove condizioni. Circa l'80% delle specie di tartarughe è riuscita a sopravvivere all'estinzione di massa e ora i loro discendenti vivono in mezzo a noi. Anche serpenti e lucertole sono riusciti a resistere chiusi nelle loro tane e persino alcuni mammiferi, come i monotremi, sono sopravvissuti. Quest'animale, simile a un riccio, è riuscito a sopravvivere e a evolversi. Molti milioni di anni più tardi, questi mammiferi si sono evoluti in primati, che in seguito hanno dato vita agli esseri umani moderni. E molto più tardi, è arrivato l'iPhone.